La volta scorsa ci eravamo salutati sull'isola dove avevamo praticamente incontrato lo Yan amichevole e gli Yan cattivi che per l'appunto mi hanno disintegrato il party. Oggi invece, come potete notare, ho avanzato un pochettino con le ore di gioco e ho livellato leggermente i personaggi. Ho livellato leggermente i personaggi perché in questo momento, in questa fase dove ci stiamo addentrando adesso, affronteremo un pezzo di trama molto importante. Affronteremo un percorso incredibile. Oggi sarà... Oggi, a parte l'inizio, che devo farvi vedere giusto qualche cosina che mi sono scordato la volta scorsa e che mi sono segnato, perché non vorrei scordarmele nuovamente. Ci sono solo un paio di cose che voglio far vedere all'inizio, ma poi tutto il resto che faremo oggi è tutta trama. È praticamente tutta trama, quindi andremo avanti con un bel pezzettone di trama e quindi ho preferito comunque fare qualche level up per portarmi avanti e per avere un party comunque competente nella sfida che mi si porrà davanti, perché ora ci sarà comunque un pezzettino di gioco in cui ci sarà una piccola sfida per tutti i player, che a me la prima volta che ci giocai mi mise veramente in grossissima difficoltà. Ma ne parliamo in gioco. Intanto carichiamo e come potete notare io mi trovo in questo momento sull'altopiano Popos, quindi dove praticamente c'erano i Grand Dragon. C'è un motivo specifico se mi sono messo a livellare con i Grand Dragon e non ho livellato con altri mostri, semplicemente perché, magari chi non lo sapesse, con Freya abbiamo ottenuto la Holy Lens la volta scorsa. La Holy Lens per Freya insegna il suo attacco più forte, ovvero Araldo. Araldo, che è una tecnica speciale che può utilizzare Freya, praticamente fa un numero fisso di danni oltrepassando la difesa in base al numero di draghi che abbiamo ucciso all'interno del gioco. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi ci alleniamo, e in questo caso io ho ucciso i Grand Dragon, quindi ho farmato uccidendo i Grand Dragon, sono riuscito a portare, ora non so, lo vedremo magari insieme, anzi facciamo questo bel test, ciao Sekina, facciamo questo bel test insieme, perché credo che ne valga la pena, e vediamo effettivamente se il mio allenamento con Freya ha portato qualche risultato. Vediamo se effettivamente siamo riusciti comunque a farmare il necessario per permettere a Freya di fare dei danni, diciamo, considerevoli. Quindi vediamo se riusciamo effettivamente a fare qualcosa di buono. Vediamo se ci siamo riusciti, mettiamola così. Con Gidan nel frattempo ho tentato di aumentare anche il mio status di ruba, perché devo aumentare praticamente la potenza di... Dire furtiva. Quindi vediamo se con Araldo adesso riusciamo a fare comunque dei bei danni. Vediamo se ho ammazzato abbastanza draghi per fare un danno comunque interessante. Vediamo. Sì. Sì. Direi che va bene. Direi che siamo assolutamente... Sì, direi che va assolutamente bene. Quindi ok. Per chi non lo sapesse, Araldo, se vi metto la descrizione di Araldo, provoca danni fisici a un nemico. È una descrizione che tecnicamente è un po' fuorviante, perché non si capisce come sfruttare al meglio questa tecnica. Solo che se poi voi vedete l'animazione, si vede appunto il drago, si vede una testa di drago per terra che poi sprigiona l'attacco. E da lì tecnicamente dovrebbe suggerire il gioco che in base ai draghi che noi abbiamo ucciso avremmo comunque la possibilità di fare più danno. E questo danno, che comunque viene considerato danno fisico, oltrepassa le difese. Quindi se un nostro avversario utilizza un Protect, una difesa totale o un qualsiasi cosa che gli possa aumentare la difesa, fisica e magica, ma comunque in questo caso fisica, a Freya non gliene frega niente, perché oltrepassa la difesa fisica. Quindi è incredibile quanto effettivamente Freya con la Holy Lens possa diventare forte e possa diventare veramente un personaggio che in teoria
nel mio giocato, nel mio vissuto, ha fatto parte spesso e volentieri del mio team finale, quindi del mio party finale, avendo comunque Freya all'interno della mia squadra, quindi è molto interessante. Per quanto riguarda gli altri invece, sto portando avanti i cristalli perché voglio attivare sempre, sempre haste, sempre rigene, provvidenza, quindi tutte quegli stat, cioè tutte quelle abilità che poi ci serviranno in futuro per affrontare la nostra palla pazza rimbalzina di nome Ozma. Quindi avremo modo poi di vedere che cosa succederà. Una delle cose che voglio farvi vedere innanzitutto, che non vi ho fatto vedere la volta scorsa, si trova in una zona che probabilmente conosciamo tutti, ovvero nella zona di Toleno. Quindi dobbiamo dirigerci verso Toleno perché c'è una piccola scenetta bonus che si sblocca in questo momento, cioè in questo, in questa fase del gioco. Una volta ottenuta ovviamente la nave, si sblocca un piccolo filmato, però solo se avete Vivi e Quina nello stesso momento nel party, anche perché questa è una cosa che precedentemente non si poteva fare. Quindi per un motivo o per un altro Vivi e Quina sono sempre stati separati nel party, mentre invece adesso li possiamo mettere insieme. Nel momento in cui noi li teniamo insieme e torniamo a casa di Vivi, in questo caso nella caverna di Quan, succede una piccola cosa divertente. Quindi avanziamo ed entriamo appunto nella cucina. Ecco qua. Che profumino! Quina, che succede? Come mai sei venuta qui? Gidan, non lo senti? C'è un profumo da paura! Non sarà che la fame ti gioca brutti scherzi? Ai ai ai! Ma cos'hai? Ah sì, mo lo vedo! Eh? Lo vedo chiaramente! Eccolo là! Questo è uno spettacolo da natura! È una delle sette meraviglie! Yahoo! Gnam, gnam. Slurp, slurp. Oho, yahoo! Gnam, gnam. Ammazza com'è buono. Ammazza se era buono. Oh. Ehi, Quina. Non gliela faccio più a magna. Ma cosa fai? Perché? Era tutta roba che stava qua. Aspettava solo di essere magnata. Ma cosa dici? Hai avuto un'allucinazione. Ma che stai a dire? Ho mangiato davvero, c'ho ancora tutto sullo stomaco. Ti dico di no, hai solo girato intorno al tavolo. Uff, io ancora sento il profumo. Ehi, Quina? Accidenti. Quina, aspettami. Esatto. È spuntata all'improvviso anche la signora Mae. Gliel'hai fatta avvenire. Te chi sei? Me l'hai fatta vedere te l'allucinazione prima. Io so Quan. Le allucinazioni vengono per caso, ma te sei riuscita a averne una perché sei una che ha viaggiato una cifra. De che me stai a parlare? Non te fa fregà! Signora Mae, ma che succede? Quest'uomo era il maestro mio di cucina, che abbandonò l'arte del magnà e se la diede a gambe. Io non ho abbandonato l'arte, sei te che non ci hai capito niente. Cosa? L'arte del magnà è l'arte di far piazza pulita. L'allieva tua finalmente l'ha capito e si magna proprio di tutto. Quina, ho fatto lavorare la tua fantasia grazie ai pensieri che c'ho nel cervello mio. Che? Non ho capito bene. In pratica ho magnato la fantasia? Te spiego. Hai viaggiato nel mondo e hai sviluppato la tua creatività. Chi non c'ha fantasia non può provare una sensazione se non la sperimenta fisicamente. Eh? Se lavori di fantasia, sai quanta roba puoi magnare nel mondo? Na cifra! Basta che c'è voglia di magnare. Maestro, perché mi è stata raccontata tutto questo? Ecco, vedi. Nonnino! Vivi! Come sei cresciuto poco! La storia della fantasia te l'ho raccontata per merito dei Vivi. A forza di raccontare storie a Vivi, pure la mia fantasia si è sviluppata. Nonnino! L'arte del magnà è come l'arte della vita, Vivi. L'arte, la vita non è solo quello che abbiamo visto e toccato, è fatta pure dei pensieri. Ciò che ci avevamo visto e toccato muore con noi, i pensieri no, si tramandano da persona a persona. Perciò, tutti i pensieri e la fantasia che ho ancora in testa, ve li voglio dare a voi. Nonno, che vuol dire? Che mi lasci di nuovo solo? Non devi essere triste.
Ogni volta che mi penserai, io starò lì, vicino a te. Vedete, sembrava una cosa molto spassosa in realtà, ma in realtà c'è da dire che questo è un bel messaggio, perché comunque ti fa pensare al fatto che le persone che muoiono, che comunque non sono più con te, in realtà non ti abbandoneranno mai fin quando tu le ricorderai. È un po' come il detto che muore soltanto chi viene dimenticato, no? Quindi fin quando ci sarà memoria di qualcuno, di qualcosa, essa non morirà mai. E questa, bene o male, è la stessa identica cosa, solo camuffata in una veste un po' più spiritosa, un po' più allegra. Quina, Quera, buona fortuna. Ah, maestro! Ehi, ma dove diavolo guardate? Quina, c'ho da rivedere tutto il mio insegnamento. Signora Mae, si può sapere perché guardavate tutto il cielo? Gidan, non hai visto niente? Hai visto, non hai visto? Siete impazziti all'improvviso? Hai capito che roba? Manco Gidan c'ha la fantasia. Non ci fare caso, dopo ti spiego tutto. Andiamo Gidan, un giorno capirai anche tu. Sarà. Vabbè. E quindi diciamo che questa è una parte molto interessante, che tra l'altro è totalmente opzionale, quindi si potrebbe saltare, perché effettivamente si potrebbe saltare, però in questo caso ve la faccio vedere perché penso che faccia parte comunque di quello che appunto si tratta anche di completismo e collezionismo in generale per quanto riguarda il gioco, ed è anche un bel ricordo, è anche una bella scena con secondo me un significato abbastanza particolare, quindi ben venga vedere una scena del genere. Nel frattempo saluto chi si è aggiunto. Allora, a questo punto invece c'è un'altra cosa che dobbiamo fare, che non abbiamo fatto la scorsa volta, proprio perché dobbiamo completare, diciamo, dobbiamo essere perfezionisti in tutto quello che c'è da fare all'interno del gioco, ovvero andare a Toleno. Perché bisogna andare a Toleno? Perché dopo aver sbloccato la nave, quindi dopo aver avuto la possibilità di volare, c'è un nuovo mostro nel negozio d'armi, nel negozio di oggetti barra armi, e quindi va affrontato e va sconfitto. Quindi nulla di incredibilmente fastidioso, però è una cosa che va fatta, specialmente al livello in cui ci troviamo noi, che adesso siamo decisamente più forti, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Veramente, ma lo sai che... Sì, ovviamente vado io, perché ne approfitto anche per fare un ruba tattico, dato che con Gidan al momento mi devo solo concentrare nel rubare il più possibile, per aumentare appunto il tasso di furtività e di refurtiva proprio. Quindi noi non abbiamo nessuna difficoltà contro questo nemico, perché è decisamente più scarso rispetto a noi, non c'è assolutamente problema. Ok, lui fin quando fa magie a me va benissimo, perché non ho nessun tipo di problema in questo. Ha anche una bella resistenza, però niente di incredibile. Lui continua praticamente a suicidarsi e credo che non abbia più niente addosso. Credo che aveva soltanto questi due oggetti, se non erro. Forse aveva una tenda in più, non ricordo. Ah no, ancora qualcosina, forse una tenda. Va bene, grazie mille. A proposito, vediamo come... Ma non lo uso spot, perché io me li ricordo gli oggetti che hanno i nemici. L'ho giocato talmente tante volte che li so a memoria, solo che mi secco perdere un turno per fare spot. Vediamo a che punto è arrivato. Bah, ok, ancora 2600. Può ancora migliorare, possiamo ancora andare avanti. Si può fare di meglio. Si può decisamente fare di meglio. Questo è il premio che spetta al vincitore. Pantofole. Sinceramente non fanno schifo le pantofole in realtà. Però non fanno schifo. Cioè non è che tanto poi non voglio utilizzare spot, è che cioè, mi secco perché comunque perderei un turno con spot, no? Quindi invece mi metto a rubare, mi sbrigo prima. Se ha qualcosa bene, se non ha qualcosa sti cazzi. Anche perché tanto i nemici comuni non mi interessa rubare effettivamente, a me interessa dai boss. E
ovviamente rubare gli oggetti ai boss li so tutti a memoria praticamente, perché li so tutti a memoria. Detto ciò, una cosa che consiglio a tutti di fare una volta fatte queste piccole robe è andare da un'altra parte. Adesso ragazzi vi porto in una città che si può sbloccare o che comunque si può visitare solo con l'aeronave, o comunque solo con la possibilità di poter praticamente volare, perché è irraggiungibile altrimenti. Ed è una città particolare, è una città molto particolare. Eccola qua. Esattamente. La città che per il momento noi non conosciamo, ma questa città è importantissima per due motivi in particolare, che adesso ovviamente vi farò vedere. La prima è che, come potete notare a destra, c'è un personaggio losco che noi già conosciamo e che finalmente concluderà la sua side quest e ci consentirà di capire chi è fondamentalmente il personaggio. E poi c'è la possibilità di poter fare, o in generale di poter sbloccare, tra virgolette, una meccanica segreta del gioco. Ok? È una meccanica segreta del gioco che non tutti ovviamente conoscono, o che comunque avranno avuto modo di conoscerlo in futuro, perché è normale che poi man mano andando avanti si conoscerà. Ma prima di tutto ciò, Capricornus, un'altra stellazio, e non è l'unica che prenderemo oggi, non è l'unica che prenderemo oggi. Detto ciò, andiamo a parlare con il losco figuro. Eccolo qua. Anche tu sei venuto fin qui a caccia dei tesori? Noi lo conosciamo, è quattro mani, ovviamente, l'abbiamo già conosciuto. Fiuto subito se uno fa il mio stesso mestiere. Io sono un affermato cacciatore di tesori, perciò me lo puoi anche dire qual è il tuo vero nome? Nel nostro mestiere ci sono diversi livelli di cacciatori. Certo, è la nostra corporazione che ha deciso la classificazione. Vediamo un po' a che livello appartieni. Cosa? Livello S? Sì. Perché ovviamente noi siamo di livello S. Se ovviamente avete fatto una perfect, o comunque o se comunque avete giocato nella maniera più minuziosa possibile, è molto semplice arrivare al grado S. I livelli, per chi non li conoscesse, partono dall'H e successivamente vanno a salire fino ad A, e poi successivamente il livello S che sta sopra la A. Quindi noi siamo praticamente il livello massimo in questo caso, però si parte praticamente dall'H, dal livello H. Quindi per noi essere arrivati al livello S è comunque un grandissimo risultato già per una perfect. Quindi ci sta praticamente dicendo che tutto quello che abbiamo fatto durante il gioco è corretto, è giusto, stiamo andando nella direzione giusta. Come si fa ad aumentare il grado del nostro livello? Cioè, come facciamo ad aumentare il nostro livello, diciamo, il nostro livello di cacciatore di tesori, ok? Si aumenta in tre possibili modi. Cioè, in tutto il gioco vengono considerate tre cose per aumentare il grado. Uno sono gli oggetti importanti, gli oggetti rari che abbiamo nell'inventario, ovvero tutti quegli oggetti che praticamente fanno parte delle rarità. Successivamente i forzieri che abbiamo aperto in giro per la mappa, e successivamente tutte le interazioni con i punti esclamativi. Quindi se noi andiamo in giro per la mappa e parliamo con la gente che ha sulla testa il punto esclamativo, noi aumentiamo il livello di diciamo il nostro livello di cacciatore di tesori, no? E abbiamo modo di poter andare avanti. Noi ovviamente abbiamo preso questo livello solo per i ruba, e per i tesori già eravamo a livelli stratosferici. In più, se parlate con le persone, avrete la possibilità di aumentare il vostro rango. Non avevo capito quanto sei bravo. Che vuole questo? Ecco, una volta che lui scappa, inseguiamolo, e lui ci aspetterà praticamente al di fuori della città. Senti, prima sono stato troppo avventato. Sai, c'è tanta gente che si vanta. A dire la verità, io sono famoso, ma appartengo solo al livello D, quello dei pivelli.
ma un giorno apparterrò al tuo stesso livello, lesse. E d'ora in poi cercherò di diventare un uomo onesto. Sai, ho rubato questo per vanità, ma lo do a te che ne sei più degno di me. Abbiamo appunto l'attestato di livello S, che sarebbe un altro oggetto raro, che tecnicamente va a chiudere. Certo, S è il rango di Saki, giustamente. Il mio è P perché sono un porco. Va bene, questo lo sappiamo benissimo. Però, vabbè. E ovviamente l'attestato di livello S in teoria va a chiudere il cerchio della quest di quattro mani e di conseguenza va a chiudere anche la quest delle, diciamo, dei furti in teoria, ma noi continueremo a rubare perché ovviamente continueremo a rubare. Arrivederci. Ah, dimenticavo di dirti il mio vero nome. Sono Gigames. Ricordatelo, perché un giorno sarò famoso. Ecco. Qui adesso, dato che penso che tutti quanti ormai lo sapessero e che cioè tutti quanti lo sanno e ovviamente molti lo hanno anche, tra virgolette, spoilerato in modo palese, vi devo dare una brutta notizia. In realtà lui non è Gilgamesh, perché tutti quanti lo chiamate Gilgamesh, Gilgamesh qua, Gilgamesh là, no. È una citazione a Gilgamesh, ma non è il vero Gilgamesh. Il vero Gilgamesh non è lui. Lui non è il vero Gilgamesh. Il vero Gilgamesh, a parte essere riconosciuto come il praticamente il guerriero delle dimensioni, il guerriero dei mondi, non fa assolutamente riferimento a questo. Non fa assolutamente riferimento a questo. Anche perché, in teoria, nello stesso momento in cui noi ci troviamo in Final Fantasy IX, il vero Gilgamesh si trova da un'altra parte. Ovvero, in Final Fantasy XII. Quindi, per forza di cose, non può essere letteralmente lui. Infatti, questa è una citazione. Perché poi, vabbè, ovviamente il 9 viene prima del 12, ma quando si parla poi delle dimensioni e del tempo che comunque va a trascorrere, che comunque si va a passare, ovviamente dall'epoca in cui siamo su Final Fantasy 9 e l'epoca in cui siamo su Final Fantasy 12 potrebbe benissimo essere intervallata, perché Gilgamesh comunque, vi ricordo, essere un guerriero dimensionale, quindi lui ha la possibilità comunque di viaggiare tra i mondi. No, lui non si chiama Gilgamesh, lui si chiama Gigames. Ed effettivamente, anche nella versione giapponese, non fa riferimento al Gilgamesh originale. Quindi fate attenzione quando vi riferite a lui con Gilgamesh, perché non è il Gilgamesh che state intendendo voi, ovvero il guerriero interdimensionale. E infatti è tradotto sbagliato. Perché nella versione giapponese non si fa riferimento a Gilgamesh. Quindi fate attenzione, perché questa è una cosa che è particolare. È particolare, è molto particolare. È particolare. Però ci tenevo a dirvelo, perché è dall'inizio che volevo dirvela questa cosa. È proprio letteralmente dall'inizio, di quando abbiamo cominciato la quest e già c'era gente che in chat scriveva Gilgamesh, 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 e io vi stavo aspettando tutti quanti lì. Nessuno che mi abbia detto questa cosa, nessuno in chat, nessuno mi abbia detto questa cosa, ve la dico io, non vi preoccupate, ve la dico io. Ok, una volta fatto questo, direi che possiamo continuare la nostra esplorazione di questa cittadina, ovvero Dagherreo. Quindi saliamo. Come potete notare, esiste un meccanismo di pressione dell'acqua che ci consente comunque di viaggiare e di spostarci nella, diciamo, nella zona superiore della città. Qui c'è un Moguri. Mogheleo. Mogunet. Ultimamente non arrivano lettere. Ok, quindi tu sei inutile. Tu invece, questa è Dagherreo, la città dell'acqua e della conoscenza. Qui si fabbricano cose inaudite. Ed è vero, ragazzi, qui lui è il fabbro, in teoria, quindi mi permette di saldare
ovviamente oggetti, c'è la possibilità di acquistare e di poter forgiare degli oggetti pazzeschi. Oggetti che si possono trovare solo in questa fase del gioco, perché appunto il gioco ti fa capire che stai andando avanti, quindi stai progredendo nel gioco. Infatti abbiamo la Sargatana, la Sargatanas, che praticamente è un'altra arma di Gidan che noi non abbiamo, quindi la dobbiamo assolutamente craftare. La t-shirt, che ne abbiamo già due. Spolverino, che già ce l'abbiamo. La giacca fatata, che ne abbiamo una sola, quindi in teoria ne possiamo fare un'altra. Lo zinale, che non abbiamo mai visto all'interno del gioco, ma che può utilizzare solo Quina, quindi ne creiamo una giusto giusto per Quina. La giacca bianca, che se vi ricordate bene la trovammo addirittura nelle ciocografie, quindi ne facciamo un'altra per le nostre due maghette, anche perché faranno parte appunto dell'equipaggiamento finale. La giacca nera, che non mi interessa, perché tanto Quina avrà lo zinale come equipaggiamento finale. Il cerchietto, che noi già ne abbiamo tre. Anello coral, che ne abbiamo due. Scarpe rosse, queste le abbiamo già tutti. Cinturone, che potrebbe essere interessante per i DPS, perché è praticamente uno degli equipaggiamenti che aumenta di più l'attacco all'interno del gioco. L'anello Madain, che già ce l'abbiamo. Spilla di gnomo, fermaglio, anello reflex, che questo poteva essere figo magari un po' di tempo fa, solo che adesso non mi serve più, quindi averne già uno per me va più che bene. La cavigliera, zoccoli, cintura nera, perle rosse. Guardate cosa vuole per le perle rosse. La pietra lunare è un elisir. Vi ricordate cosa vi dissi delle pietre lunari? Di quanto sono rare le pietre lunari? E quindi in teoria io dovrei sprecare una pietra lunare per fare questo? Non c'è bisogno, io già ce l'ho e va bene così. Anello di nozze, stivali, trasmiganello, spilla d'angelo, la granata e poi ovviamente tutte le pietre e le manette, che noi manette comunque le abbiamo già prese, perché appunto le abbiamo trovate tramite le ciocografie. Quindi guardate le ciocografie cosa ci hanno permesso di risparmiare, guardate quanti soldi ci hanno permesso di risparmiare. Addirittura le manette costano 50.000 gil e per fabbricarle ci serve anche una Sargatanas, che è l'arma che abbiamo appena fatto per Gidan. Quindi guardate quanti soldi abbiamo risparmiato. Ma qui ne approfitto anche per farvi un discorso particolare, perché non so se lo sapete, non so se effettivamente voi conoscete questo piccolo retroscena del gioco, ma le pietre che noi possediamo all'interno del gioco sono importanti per un motivo ben preciso. Perché uno potrebbe dire, scusami, ma perché possiedi tutte queste pietre se poi effettivamente ne puoi equipaggiare soltanto una? Tutte le altre le puoi buttare o comunque le puoi vendere. E no, no, non funziona così. Perché se voi non lo sapeste, le pietre servono a potenziare la summon. Quindi, più pietre avete della summon in questione e più forte sarà il danno che provocherete ai vostri nemici. Ecco perché tutte le pietre che si raccolgono non vanno praticamente sprecate o comunque non vanno buttate, non vanno vendute. Ed è un particolare molto interessante perché dà valore a quelle pietre che noi abbiamo e che raccogliamo all'interno del gioco. E inoltre vi dirò anche un'altra cosa che non so se effettivamente sapete o che comunque conoscete dalla saga di Final Fantasy IX. La pietra più forte che si ha all'interno del gioco è la gemma grezza. La gemma grezza, che sembra essere così inutile e così grezza per l'appunto, come dice il nome stesso, in realtà è la gemma più forte. Perché la gemma grezza aumenta il potere, ma soprattutto aumenta la chance che lo Zantenzuken di Odino possa uccidere istantaneamente il nemico. Avere 99 gemme grezze, se non lo doveste sapere, permette a Zantenzuken di raggiungere il 50% di efficacia. Quindi vuol dire che una volta su due shotta istantaneamente i nemici. Quindi se voi utilizzate Garnet per farmare anche i nemici più forti con tanti HP e utilizzate Odino, una volta su due ve li shotta. Quindi è molto molto interessante. E ci sarà anche un'altra cosa che vi farò vedere all'interno del gioco, che tratteremo però tra un pochettino. Continuiamo a girovagare per Daguerreo. Guardate chi c'è anche qui.
il capomacchine Zebolt. Sono venuto da Guerreo perché volevo svolgere ricerche su meccanismi che non siano a nebbia o a carbone. Questi meccanismi sono complessi e ci sono ancora molti misteri sull'origine della forza idrica. Dovrebbe centrare la forza del dio dei draghi. Questo è un altro piccolo suggerimento di una cosa che vedremo tra poco. Qui nel frattempo ci sono dei libri. Ok, ci interessa sapere soltanto l'ubicazione di questi libri. E qua abbiamo un piccolo giochino con questi due tizi. Stavo proprio discutendo con lei sul perché la Cornelia di Sarò il tuo passerotto è dovuta morire. Lei lo sapeva che avrebbe potuto rincontrare il suo amato solo nella morte. Ti sbagli, per me Cornelia voleva dimostrare che l'amore per il padre e per Marcus sono forme diverse, ma pur sempre uno stesso sentimento. E tu? Con quale opinione condividi? Ecco, e qui parte praticamente una sorta di minigioco dove possiamo far praticamente litigare queste due persone o semplicemente discutere e argomentare. In questo caso io metto la morte come prova d'amore. Hai sentito? Anche lui la pensa come me. Poi, stavo proprio discutendo con lei sul perché tanta gente si appassiona alle ricerche sulle due lune. È il puro spirito di ricerca che li spinge a tanto. Ma tu pensa, si mettono pure a studiare la roba che sta per aria. Ti sbagli, io penso che siano alla ricerca dell'estetica e del poetico. È il fascino della luna ad attirare le ricerche su di sé. E tu che ne pensi? E qui è lo spirito di ricerca. Hai sentito? Anche lui la pensa come me. Vedete, possiamo decidere a chi dare ragione. Stavo proprio discutendo con lei sul perché tanta gente si appassiona alle ricerche sulle due lune. Ok, qui praticamente abbiamo le stesse robe. Quindi mettiamo la ricerca dell'estetica. Hai sentito? Anche lui la pensa come me. Ora, in teoria dovrebbe darmi l'ultimo. Esatto. Adesso discutevo perché è successo questo. Perché io, dando ragione all'inizio a lui, ho praticamente innestato la ricompensa che mi darà lui, non che mi darà lei. Quindi una volta fatto questo, io devo dare ragione sempre e solo a lui. La necessità dello Stato non è altro che un'illusione creata dai politici. Ti sbagli, la nostra sola forza non può fare molto. Per risolvere grandi problemi ci vuole lo Stato. E qui mettiamo lo Stato serve. Hai sentito? Anche lui la pensa come me. Le nostre opinioni concordano. Studiare non serve un bel niente. Ti meriti questo souvenir. Toh! Toh! Non posso ottenere altre carte. Cacchio. Speriamo che me la dia lo stesso dopo. Vediamo se me la dà lo stesso. Spero di non averla persa. Ok, forse posso rifare ok. Ti prego, dammi la carta. Oh, carta flare. Esatto. Ho ricevuto la carta flare perché appunto ho dato ragione a lui. Per chi lo volesse sapere, se date ragione invece alla ragazza, otterreste la carta meteo. Quindi, diciamo, due magie nere. Tra l'altro, due magie molto forti. Quindi, poi, premiamo qui. E questo ci servirà per dopo. È caduto qualcosa di sotto. Esatto. Sì, vabbè, al massimo ricaricavo, però dico, speravo di poter rifare appunto lo stesso dialogo perché sarebbe stato assurdo. I libri sono amici per la vita. Terminare di leggere un libro è un po' come morire. La separazione è dolorosa, ma anche quando finisce un libro ti resta dentro per l'eternità. Ah, non riesco a trovare io e gli spiriti dell'invocazione. Esatto, e qui, avendo letto che i libri si trovavano dall'altra parte, abbiamo potuto dare l'informazione al signore di poter prendere il libro dall'altra parte. Ok, abbiamo letto. E facendo questo abbiamo sbloccato questo passaggio, che se no sarebbe rimasto bloccato. Esatto. C'è un passaggio segreto. Possiamo scendere. E guardate dove ci porta. Op, qua sotto. Ed è qui che avviene la magia, ragazzi. Qui avviene la magia. Adesso sto svolgendo delle ricerche sul leggendario uomo che voleva far rinascere gli uomini. Ehi, ma tu hai la carta Hemingway? Mostramela, ti prego. Prometto di non prendertela. Va bene. Oh, la mia immaginazione alle stelle. Mi è venuta l'ispirazione per un libro. Allora, tu hai imparato la tecnica di Hemingway. Dimmi subito un nome per il protagonista della storia. Esatto. E qui, praticamente, possiamo rinominare i nostri personaggi. E questa è una cosa che, ovviamente, per chi comincia a giocare a Final Fantasy IX non sa, o comunque non riesce comunque a capire, a concepire. Però, come vi dissi tempo addietro, Hemingway era praticamente quell'NPC, quella sorta di coniglietto misterioso, che in Final Fantasy IV
cambiava praticamente spesso e volentieri nome in base alla sua vocazione. Quindi un giorno era questo, un giorno era quello, un giorno era quell'altro e cambiava continuamente nome. E da qui appunto abbiamo questo riferimento, ovvero il fatto che il Hemingway cambiava nome e di conseguenza adesso anche noi possiamo praticamente cambiare nome. E perché voglio cambiare nome? Perché adesso Daga non ha più bisogno di chiamarsi Daga. Possiamo tranquillamente richiamare Garnet. Non mi serve più chiamarla Daga, non serve più. Quindi ritornerà ad essere Garnet. Perfetto. Poi possiamo anche andare da quest'altro lato, che se non sbaglio mi serviva... Esatto, qua doveva esserci un Elisir. Esatto. E adesso possiamo tornare indietro. Anzi, più che tornare indietro, tu eri il tizio della biblioteca, sì, il riposino, ma non mi interessa. E possiamo scendere di qua. Ecco, scendere di qua ci sblocca un'altra cosa. Prima, con il montacarichi, riuscivo a trasportare armi e materiali, ma ora non si può più. Se le vendite continuano così, non potrò competere con il fabbro della sala accanto. Come farò? Esatto, come farai? Non ti preoccupare. Ci pensa Gidan tutto fare a sistemare la situazione. Con un piccolo enigma, molto semplice in realtà, anche abbastanza intuitivo, che funziona praticamente con la meccanica dei fluidi, praticamente. C'è una sorta di fisica applicata questa, no? Ovvero che se tu hai tre cilindri, in questo caso disposti tre cilindri, con una pressione idraulica di tot joule, ad esempio, se tu blocchi una di questi tubi, o comunque blocchi una di queste, che ti posso dire, blocchi una di queste portate, la potenza in joule aumenta, perché appunto, essendo più piccola, la pressione aumenta. Cioè, avendo comunque, come quando, vi faccio l'esempio più stupido, l'avrete fatto sicuramente tutti quanti da bambino, da bambini, ovvero prendere magari la pompa dell'acqua, mettere il dito davanti e far sì che il getto d'acqua uscisse più forte, per farlo arrivare anche più lontano. Ecco, questa è tecnicamente la stessa identica cosa che funziona qui, che viene praticamente spiegata qui, ovvero alla riduzione del, diciamo, alla riduzione appunto del volume, la pressione aumenta, e questa è la stessa identica cosa. Infatti, se noi abbiamo in questo momento tre leve e cerchiamo di muoverle in un modo o nell'altro, praticamente non si muoveranno nella stessa maniera, proprio perché la pressione dell'acqua è distribuita in modo tale da sollevare tre praticamente montacarichi. Per cui in questo caso che si fa? Si fa scendere tutto a sinistra. C'è un buco. Esatto, quindi se noi prendiamo il... Ecco, infilandolo qui, esatto, così, in totale autonomia. Perfetto, ora facendo così abbiamo bloccato praticamente questo terzo slot. Quindi la pressione dell'acqua in questo caso farà muovere soltanto questi due piloni. E quindi finalmente il montacarichi, vedete, funziona. Abbiamo la possibilità di farlo funzionare. Tu chi sei? Sacerdotessa della foresta. Gidan, da quanto tempo? Tu sei di Cleira? Che ci fai qui? Dopo che Cleira fu distrutta, mi accorsi che sia Cleira che Burmesia erano state tagliate fuori dal mondo. Stando lì rinchiusa, non potevo fare niente. Quindi pensai bene di venire qui e dedicarmi allo studio. Forse un giorno le mie nozioni potranno essere utili per far risorgere Cleira e Burmesia. Esatto. E poi invece questo tizio ci dà un po' di lore. Adesso ho capito, sono solo due i punti in cui si può usare la pressione idrica. Strano che questo sistema sia stato escogitato da uno studioso. Non sa che l'umidità rovina i libri? Beh, vabbè. Ora è perché io già ho risolto questo indovinello, ma se ci avessi parlato prima mi avrebbe spiegato che praticamente la città si chiama Daguerreo perché un famoso studioso, che per l'appunto si chiamava Daguerreo, ha iniziato a sviluppare tutta questa meccanica legata ai fluidi. Quindi ha, diciamo, studiato il movimento dei fluidi. E quindi la città prende il suo nome. Eccoci qua. Wow, sei riuscito a salire fin qui, mi hai salvato. E ora possiamo acquistare gli oggetti. E qui c'è tanta bella roba che possiamo comprare. Tra cui
probabilmente ecco le spade che effettivamente non avevamo ancora. Quindi questo, questo, questo. Guardate quanti oggetti che non avevamo ancora la possibilità di ottenere, che saranno tutti oggetti importanti, perché mi insegneranno altre abilità nella maggior parte dei casi. Anche qua abbiamo le forcine dorate, il turbante, diamantelmo. Guardate quanta roba che possiamo acquistare e che finalmente ci permetterà di far crescere ulteriormente i nostri personaggi. Quindi scendiamo. Ok. A questo punto abbiamo praticamente fatto tutto ciò che c'era da fare a Daggerreo, tranne una cosa di cui vi avevo accennato poco fa, ovvero il discorso riguardanti le sfere, o comunque in questo caso le gemme. Eh? La forza del drago sacro è racchiusa nella pietra madre. Sembra che qui vada appoggiata una pietra, la pietra madre. Forse si riferisce alla gemma grezza? Esatto. Bisogna appoggiare tot gemme grezze per riceverne un'altra in cambio, che ovviamente avete già intuito essere una gemma che vi darà la possibilità di poter sfruttare il potere dell'acqua. Fate attenzione però, perché le gemme da utilizzare devono essere esattamente 4 alla volta. Più di 4 risulterà essere uno spreco. E abbiamo ottenuto l'acqua marina. A che prezzo? Ovvero 4 gemme grezze, quindi potremmo tecnicamente convertire le gemme grezze in acqua marina, ma per il motivo che vi ho spiegato poco fa, ovviamente io non farò mai una cosa del genere, perché avere comunque lo Zantenzuken garantito al 50% è molto meglio rispetto all'acqua marina, che sinceramente non me ne frega una pippa, detto sinceramente. Però qualora ovviamente si voglia potenziare la summon di Leviathan, in questo caso si può fare, cioè si può tranquillamente fare una sorta di conversione, dato che comunque nel mercante si possono comprare tutte le altre pietre tranne ovviamente l'acqua marina. Quindi l'acqua marina viene offerta praticamente da questo santuario, da questo tempio. Ok, fatto questo possiamo andare. Ultima cosa che bisogna fare prima di progredire con la nostra trama, è un consiglio più che altro quello che vi do, è ritornare alle paludi per un'altra scorpacciata di rane, perché ovviamente adesso dovremo affrontare un bel pezzo di trama abbastanza corposo, anche oserei dire. Quindi la cosa migliore da poter fare è appunto fare una bella scorpacciata di rane, quindi ci sta. Manco circa un paio di leve sta già da Guerreo. Beh, oddio, ne abbiamo fatte, questa è la 12ª addirittura, quindi diciamo che abbiamo fatto parecchio. Abbiamo fatto parecchio, però siamo ancora, diciamo, CD3, fine CD3. Quindi c'è ancora della robetta da fare. Ok, prima palude. Vai, fai una bella scorpacciata di rane. Che tra l'altro non siamo messi male, dovrei essere circa sulle 60. Ah, 70 addirittura già? Wow. Siamo messi molto bene in realtà. Siamo decisamente messi bene. Quindi mi sa che praticamente avremo l'ultima fermata delle rane. Sì, siamo perfettamente in tempo per quello che, per come la voglio fare io la quest delle rane. Quindi siamo precisi. Siamo molto precisi in realtà. Ok. Quindi la prima palude è andata. Credo che nella palude quella vicina all'Imblum io ci sia già stato, perché oggi ho livellato lì con i draghi, quindi in teoria dovrei esserci già stato in quella palude, però non ricordo se è così, ma lo controlleremo ovviamente, perché controlleremo tutto, non c'è assolutamente problema, tanto con la nave possiamo volare e possiamo fare quello che ci pare. Esattamente, esattamente. Anzi, un paio, diciamo che la maggior parte delle side quest, bene o male, le chiuderemo a breve. Le chiuderemo a breve, però
Sì, fondamentalmente si chiuderanno tutti i cerchi e poi ce ne saranno giusto un paio da chiudere nel CD4 e poi ci saluteremo con una live che voglio fare unicamente per chiudere tutto, proprio per fare la conclusione tutta in una volta ed evitare di separare il finale in due parti, che non sarebbe il massimo. Vorrei effettivamente fare un'unica live di chiusura. Forse se ne abbiamo fatte 12 adesso, non lo so, forse un 16 live la chiudiamo, non lo so, dipende anche molto dalle cose che devo e che voglio fare live, più che altro. Però credo che 15-16 live forse ce la facciamo, anche perché il CD4 comunque sia non è così grande, cioè il CD4 è soltanto la parte finale, è giusto un paio di robe da fare a destra e a sinistra, ma nulla di particolare, nulla di estremamente particolare. Ok, 78. Yes, per ora abbiamo finito. Non lascio le rane a riprodursi proprio per il motivo che vi ho detto poco fa. Avremo a che fare con una bellissima porzione di trama, brevissimo, che mi impedirà di girovagare tondo, quindi le rane potranno tranquillamente rinascere senza problema e quindi le potremo poi raccogliere o comunque catturare tranquillamente anche dopo. Quindi approfittatene e fate una bella scorpacciata di rane adesso. Successivamente andiamo... No, ad Alexandria non mi interessa. Andiamo alla palude qui. No, qua c'era il tempio, quindi da questo lato. Eccoci qua. Facciamo un'altra bella scorpacciata di ranocchie. E poi andiamo nell'ultima palude, che è anche quella più recente che effettivamente abbiamo scoperto. Quindi non so se lì ci saranno rane da poter catturare, però una controllatina e la diamo lo stesso. Sì, dai, piglia ste rane. Grazie, dotto. Ehi. Brutte rane infami. No! Ecco qua. 89. Che maledette. Questa zona è una tra le più infami perché, essendo tutto snodato così, è vero che puoi andare praticamente in mezzo, ma... Ecco qua. Ok, siamo 82. Bene, bene, bene. Stiamo andando benissimo. Tra l'altro qua ci sono anche i girini che lasciamo, quindi ok. Sperando che siano comunque girini maschi e femmine, ma su tre spero che non siano tutte e tre maschi o tutte e tre femmine, ma non credo. Quindi dovremmo essere anche un po' più avvantaggiati da questo punto di vista. Quindi ogni volta parcheggio nella zona più lontana della palude, puttana miseria. Nel CD4 c'è anche una delle side quest più brutte di tutto il gioco, ovvero quella dei tre tapiri sardi dei Tantalus, che dobbiamo andare a pescare ad Alexandria ogni volta che sconfiggiamo un boss, che ci racconteranno parte della loro lore. E dovremo farlo praticamente ogni volta che sconfiggeremo un boss nel luogo dei ricordi. Quella è una delle più brutte, perché devi fare tutta la strada avanti e indietro. Una rottura di palle incredibile. Per poi ottenere niente praticamente, perché è semplicemente qualche linea di dialogo. Non c'è nulla di particolare in quello, però si deve fare, ecco, mettiamola così. E infatti qui ovviamente non ci sono rane, perché ci siamo stati praticamente nella scorsa live, praticamente l'ultima volta, quindi è normale che qui
la situazione sia un po' più scarna rispetto a quella che è. Però ok, siamo, peccato, mi sarebbe piaciuto arrivare a 85. Molto probabilmente la prossima volta che faremo scorpacciate di rane concluderemo ufficialmente anche la side quest delle rane e quindi affrontare poi il boss segreto di Quera, che vi ricordo essere appunto il boss con più HP presenti all'interno del gioco. Ne ha circa 250.000, mi ricordo, una cosa del genere. Quindi è praticamente il boss con più HP presenti di tutto il gioco in assoluto. Non il più forte, ma quello con più HP. Ok, a questo punto... a questo punto abbiamo finito tutto quello che dovevamo fare, in realtà. Perché credo che non ci sia nient'altro da... non c'è praticamente nient'altro da fare. E quindi possiamo andare avanti con la trama. Quindi finalmente possiamo andare nel famosissimo castello di Ibsen, uno dei dungeon più particolari presenti di tutto il gioco. E ora ovviamente vi spiegherò anche il perché. Eccoci qua. Che tra l'altro il castello di Ibsen, se non sbaglio, ha preso anche, cioè ha dato anche il lustro a una carta di Yu-Gi-Oh! Cioè proprio c'è stato proprio il riferimento esplicito a una carta di Yu-Gi-Oh! Quindi tanta bella robetta. Ecco qua. Sarebbe questo il vecchio castello di cui parlava Hilda? Che strana costruzione, sembra fatta al contrario. E già qua c'è una cosa che fa intuire come funziona effettivamente questo dungeon, perché comunque il castello rappresenta un dungeon. Allora, tre di voi vengano dentro con me, gli altri aspettino qui. Senti, Gidan, che c'è? Non ti capisco proprio. Perché ti devi sempre portare dietro qualcuno? Ti ho sempre vissuto da solo e non ho mai avuto rimpianti. Più ti osservo e più non mi spiego il tuo comportamento. Dove vuoi arrivare? Definiamo una volta per tutte qual è il modo più giusto di agire. La chiave per sciogliere il sigillo è qui, giusto? Sì, e allora? Allora, chi la trova per primo vince. Ovviamente io vado da solo. Amaranth, non fare il bizzoso. Non intrometterti, guerriero. Esigo rispetto. Accetti la sfida? Va bene. E va bene. Non so cosa hai in testa, ma rispetto la tua opinione. Bravo, vedo che capisci. Tolgo il disturbo. Lo lascio andare così, Gidan. Che se ci posso fare? Andiamo anche noi, non voglio perdere contro quel presuntuoso. Ecco qua. E adesso possiamo scegliere la nostra squadra. Nella mia squadra, in questo caso, la terrò così. Voglio Vivi assolutamente, perché Vivi è il mio mago ed è una bestia, soprattutto con doppio reflex. Voglio tenere Freya, perché voglio farvi vedere appunto come funziona il castello di Ibsen. E poi obbligatoriamente Quina, perché Quina, non so se effettivamente Eiko già è completa, ma la live di stasera si chiama 100%, tra virgolette, proprio perché oggi, grazie al castello di Ibsen, completeremo al 100% il personaggio di Quina. Ovvero, riusciremo ad ottenere tutte le abilità attive e tutte le abilità passive di un unico personaggio, che in questo caso sarà per l'appunto Quina. Infatti, se vi faccio vedere Quina, in questo momento ha tutte le passive che sono già state sbloccate, ma... per quanto riguarda le attive, quindi le skill che lei ha imparato tramite magia blu, ancora ne manca una. Ed è esattamente la skill che apprenderemo qua. E quindi Quina, per definizione, sarà il nostro primo personaggio ad essere completo al 100%. Quindi, bella roba. Iniziamo a vedere se c'è qualche equipaggiamento di quelli nuovi che intanto mi possa servire per migliorare un po' le statistiche dei nostri personaggi, visto che comunque abbiamo comprato
diversa roba. Per esempio, per lei abbiamo preso lo zinale, che rappresenterebbe il suo equipaggiamento finale in realtà. Poi di imparare tu non devi imparare nulla, però vediamo se c'è magari qualche cosuccia. Va bene, teniamo così. Poi tu hai le pantofole che tecnicamente ti danno più velocità, che non sarebbe male, però la velocità tu la potrai recuperare senz'altro da un altro modo. Qua va bene così. La forza non voglio abbassarla, Gidan, perché comunque per il momento mi serve la forza. Ecco qua. E qui finalmente Gidan ha la possibilità di imparare l'unica abilità che stavo cercando da tempo, ovvero il sempre rigene. Quindi finalmente anche Gidan avrà il sempre rigene. Equipaggiamo anche la sarga Thanas, che mi permette di avere un po' più di attacco. Per vivi purtroppo ancora abbiamo sì il ramo stregato, che adesso posso rimetterglielo, giusto per una questione. Qui abbiamo finalmente la possibilità di imparare specchia magie. Quindi tutti gli oggetti che abbiamo acquistato da Guerreo, che ci stanno permettendo ancora di migliorare nonostante tutto, perché ovviamente non abbiamo finito, cioè l'apprendimento delle abilità è un qualcosa che porteremo avanti praticamente fino alla fine. Quindi è giusto controllare, fare un check ogni qualvolta si comprano ovviamente degli oggetti, delle robe che ti consentono appunto di essere più forte, no? Qui a Freya mettiamo più forza possibile, tanto il potere magico a lei non mi interessa. E qui abbiamo il baffo di drago, che comunque rimane la sua arma finale. E se vi ricordate bene, abbiamo l'obelisk, che in realtà effettivamente dobbiamo imparare l'ultima abilità attiva, perché Tango di Petali dovrebbe essere la sua ultima, esatto, la sua abilità attiva. Quindi anche Freya tecnicamente mi va al 100% quasi. Vedete, ancora mi mancano un paio di robe che arriveranno successivamente. E quindi sì, Quina l'abbiamo controllata, Freya, tanto con Freya i danni li faremo tramite Araldo, quindi per il momento non mi interessa attaccare, non mi interessa fare danni particolari, quindi avremo modo di gestirla molto meglio da questo punto di vista. Ok, andiamo. L'antico castello di Ibsen. Ecco, qua tra l'altro si vedono con questi sfondi, diciamo, realizzati bene in 4K, tutti puliti, già si iniziano a vedere, ma vi assicuro che su PlayStation era un casino, ovvero guardare e vedere questi forzieri, dove abbiamo addirittura una daga al suo interno, ovvero un equipaggiamento iniziale. Ed è strano trovare un equipaggiamento iniziale in un forziere arrivato a questo livello del gioco. Questo ovviamente è non solo un indizio per come effettivamente funziona il castello, quindi come funziona il dungeon, ma è anche un aiuto, perché un giocatore ovviamente in blind o comunque un giocatore all'inizio sicuramente non avrà tenuto nell'inventario tutte le armi, a meno che non sia un completista, ma diciamo che quando uscì Final Fantasy IX ovviamente non, nelle prime run, comunque nelle prime effettivamente sì, nelle prime run dei giocatori non c'è questa tendenza nel farmare per avere tanti soldi, o comunque non c'è la tendenza anche a conservare gli equipaggiamenti per un fattore di collezionismo, ma si tende a vendere tutto per fare soldi e poi comprare equipaggiamento migliore. Quindi è molto probabile che la daga, essendo comunque un oggetto iniziale, è stato probabilmente venduto, cosa che non succede a noi, perché noi non abbiamo venduto niente, però questo è un grandissimo aiuto. E qui abbiamo l'Aquarius, quindi un'altra Stellazio, e ne abbiamo tre da consegnare, perché abbiamo anche Sagittarius, che avevamo preso già qualche tempo fa. Quindi una volta usciti poi dal castello di Ibsen, prima di andare avanti con la trama, consegneremo le Stellazio a Toleno, perché poi non ci torneremo per un bel po'. Prima di andare avanti però voglio togliermi subito il dente, e voglio anche farvi vedere come funziona il dungeon. Ok, tu non sei quello che intendevo io, però va bene, facci la dimostrazione. Ecco qua,
La dimostrazione di come funziona il castello di Ibsen è esattamente racchiusa in questa immagine. Come potete notare, la nostra Freya con il baffo, o comunque in generale con un'arma molto potente, che non è il baffo di drago, però è il trident in questo caso, che comunque ha un potere d'attacco molto elevato, ha inflitto soltanto 63 danni. Com'è possibile questa cosa? Cioè, come fai a fare così poco danno? Fatto a tempo di musica. Queen addirittura ha fatto 17 danni. Gidan ne ha fatti 56. Incredibile questa cosa. Tu dici, madonna, quanto sono forti i nemici all'interno di questa, di questo dungeon. Sono incredibilmente forti. Sono dei mostri. Come faccio a buttarli giù? Ovviamente Vivi con la magia non ha problemi, perché la magia di Vivi ovviamente non ha problemi in questo caso, ma come abbiamo letto, no, non subiscono solo danni magici, ma come abbiamo letto all'inizio del dungeon, qui è tutto al contrario. Quindi che cosa vuol dire? Che gli equipaggiamenti migliori saranno quelli più scarsi e viceversa, e gli equipaggiamenti migliori saranno quelli più scarsi. Quindi è tutto al contrario. Infatti Gidan con una Sargatanas che possiede 53 in attacco fisico si ritrova a fare pochi danni, mentre invece se utilizziamo una daga in questo caso e con Quina mettiamo una forchetta, che praticamente sono gli equipaggiamenti iniziali, guardate la differenza. E questo è un grandissimo aiuto, ed è anche per questo, come vi ho detto poco fa, che nel forziere a sinistra abbiamo trovato la daga, proprio per questo motivo. Ah, qui c'è, ok. Ecco, vi faccio vedere adesso che cosa succede. Vabbè, qui ovviamente abbiamo... Ecco, vedete, Quina ha già tolto 864, quindi decisamente di più. E guardate invece Gidan quanto si ritrova a togliere. Qui vabbè, abbiamo resurrezione, non mi interessa. Ecco qua, avete notato? C'è Gidan con le daghe, quindi l'arma iniziale del gioco, ha tolto ben 2538-83 di danni. Proprio per questo motivo. Proprio perché l'equipaggiamento iniziale diventa quello più forte. Tu magie non me ne frega nulla. Ed è anche per questo uno dei motivi per il quale ho portato Freya. Perché se vi ricordate bene, io vi dissi che Araldo bypassa le difese fisiche e bypassa tutto. Quindi qua facciamo scoppiare. Eccola. Facciamolo scoppiare. E con Freya invece ci godiamo Araldo. Uoppalala. E questo tecnicamente sarebbe uno dei trucchetti, tra virgolette, per bypassare la difficoltà di... Sarebbe uno dei trucchetti per bypassare la difficoltà di Ibsen, ovvero utilizzare tecniche che ignorano le difese o che comunque ignorano le statistiche in generale, oppure equipaggiare tutto l'equipaggiamento iniziale. Esatto, cioè tu pensa al giocatore abituato a vendere tutto, ma soprattutto un giocatore che ovviamente non conosce come funziona il gioco, non ci arriva a questa idea, che si ritrova praticamente in mano con un pugno di mosche. È vero che comunque il gioco ti aiuta, perché dentro il dungeon è possibile recuperare gran parte delle armi iniziali del gioco, man mano che si va avanti ci saranno diversi forzieri che daranno comunque gli equipaggiamenti iniziali, quindi non ci sarà questo problema. Però se non si notano i forzieri e se non si prendono i forzieri, se si va avanti e si incontrano dipende quali nemici, si rischia grosso, si rischia di crepare subito. Ora in questo caso io posso equipaggiare tranquillamente tutto quello che voglio, perché io ho le tecniche,
che mi consentono di fare danni a prescindere, quindi non avrò problemi da questo punto di vista. Però ci tenevo a farvi vedere come funziona per l'appunto il dungeon di Ibsen. E adesso invece l'ultima cosa che devo fare è trovare quel maledetto, che non sei tu, ovviamente. Quindi io preferisco neanche combattere in questo caso, perché non me ne frega nulla. Faccio solo ruba con Gidan per aumentare i danni di refurtiva, ma per il resto non me ne frega niente. Oh, gemma grezza. Perché sto cercando un mostro in particolare. Chi conosce il gioco ovviamente lo sa che sto cercando un mostro in particolare, perché è l'unico mostro che mi serve per completare, che non siete voi, che mi serve per completare Quina e le abilità di Quina. Quindi vediamo se riesco. Ok. Dai, ti prego, già dovresti essere uscito. Perché non esci? Tanto lo so che ti trovi qua. Io lo so che ti trovi qua. Perché tu ti trovi qua? Sei un infame di merda. E devi uscire. Perché devi uscire? Devi uscire. Dai. Tanto lo so che sei qua. Oh! Eccolo qua il nostro amichetto. Guardatelo. Ve lo ricordate? Voi lo conoscete? Penso di sì. Il nostro amico Aliman. Allora, dove sei? Matra magia, dove sei? Eccola qua. Ti prego, funziona. Ovviamente non funziona mai. Figurati. Figurati se mi funziona. Bene. Qua devo mettere le... Devo mettere le altre difese, ovviamente. Ma me ne frego, sinceramente. Noi con Gidan continuiamo a rubare. Tu l'importante è che non fai l'attacco. L'importante è che non lo fai l'attacco. Poi per il resto puoi fare quello che vuoi. Ce la facciamo? Oh, colpito, perfetto. Noi rubiamo. Ecco, Gidan non ce l'ha fatta. Divora. Benissimo. Ragazzi, abbiamo completato Quina al 100%. Se Aliman non fa minchiate. No, ok, non fa minchiate, perfetto. Olè, ha preso sentenza. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Quindi finalmente Quina è completa al 100%. Abbiamo tutto per Quina. Quindi Quina è uno dei nostri primi personaggi ad aver completato la sua struttura di gioco. Qui abbiamo un forzieruccio, unghie di gatto, che sono l'arma iniziale di Amarant, per chi non lo sapesse, quindi. E qui abbiamo Kumore. E noi abbiamo una lettera. Una lettera? Ma se non mi scrive mai nessuno, che bello, Cupo! Certo, ti infili nel castello di Ibsen, chi cazzo ti deve scrivere nel castello di Ibsen? Caro Kumore, come stai? Parlando con i Mogori di Limblum, ci chiedevano dove si trova la centrale Mogunet. Non lo sa nessuno, e tu lo sai? Ho sentito che è in un posto difficile da raggiungere e che non si può entrare normalmente. Questo è un altro suggerimento sul dove si trova la centrale Mogunet. È vero, anch'io ho sentito dire che nella centrale Mogunet si può entrare solo in Chocobo. Ti do questo per ringraziarti della consegna, Cupò. Esatto, i semi di Cupò. Quindi avremo da fare una consegna speciale. Abbiamo anche il Mogushop, che come potete vedere salva il giocatore casual, no? Perché vende tutte le armi, quasi tutte le armi iniziali del gioco. Con anche equipaggiamento però forte,
perché l'equipaggiamento forte? Perché l'armatura in generale non viene influenzata dal castello di Ibsen. Quindi non è che voi dovete mettere le armature scarse perché risultano essere più forti. No, le statistiche di difesa, difesa magica, destrezza, velocità, eccetera, eccetera, resteranno invariate. L'unica caratteristica che nel castello di Ibsen cambia è per l'appunto l'attacco fisico. Quindi bisogna utilizzare delle armi scarse per fare più danni. Tutto il resto è invariato, quindi fate molta attenzione perché appunto ci si può confondere. Ed è per questo che il Moguri vende praticamente il Tritamago, che è addirittura la dagger, la seconda arma di Jidan che troviamo all'interno del gioco, l'Iron Sword, la Mithril Lance, che è l'arma iniziale addirittura di Freya. Quindi, vedete, praticamente abbiamo tutte le armi iniziali di tutti i nostri personaggi, tranne in questo caso per Vivi. Perché? Perché il manganello per Vivi è un po' più forte rispetto alle altre armi. Perché? Perché l'arma magica, o comunque la magia, non è influenzata. La magia in questo caso funziona al 100%, quindi avere un'arma forte con Vivi che ti permette di avere più magia va benissimo, va assolutamente benissimo. Tutte le armi fisiche, quindi tutti i danni fisici, invece sono invertiti. Va bene, possiamo andare. Qui non c'è nient'altro. Qui c'è sto tubo per fare l'up dance, che ci permette di salire o di scendere. In questo caso c'è una piccola gimmick nascosta che, come potete vedere, non ci permette di salire, ma dopo sì. E capirete anche il perché. Dopo vi farò vedere anche il perché. Quindi scendiamo. Eccola, ci sono forzieri, cose che stiamo iniziando a vedere, ma che per il momento non possiamo prendere, no? E quindi è tutto un po' un mistero. Qua non c'è nulla. Quindi andiamo da questo lato. Anzi, più precisamente da questo lato. Ecco, magari evitando degli incontri casuali, ecco, eccolo là. Sentenza! Vai, Aliman! Quanto sei in merda! Tu ruba e scappiamo. Benissimo. Tanto non devo combattere qua. Non c'è bisogno di combattere. Non ho motivo di combattere. Oh, qua saliamo. Qui ci sono diversi passaggi da fare per prendere tutti i forzieri e prendere tutti gli oggetti presenti all'interno del castello. Quindi bisogna fare un po' di attenzione. Ecco qua. Qui possiamo andare sia a destra che a sinistra. Quindi prima andiamo a destra, perché come potete vedere c'è un forziere che ci dà addirittura una broadsword. Come vi dissi poco fa, ci saranno i forzieri sparsi all'interno del gioco che ci daranno tutti gli equipaggiamenti iniziali. Quindi questa è la spada che appunto ha all'inizio il nostro Steiner. Qui andiamo a sinistra. E qui c'è un forziere che ci dà una javelin, che è una lancia per Freya. Qui potremmo salire? No. Ci prova, la scala è infame, ci prova. In questo caso possiamo scendere perché abbiamo finito. Quindi scendiamo. È bello anche come la telecamera e il gioco di inquadrature in realtà possa fregare. Perché, vedete? Cioè, vi fa illudere che praticamente voi potreste in un qualche modo andare da qualche parte. In realtà no, perché la strada per l'appunto è chiusa. Qui invece scendi dalla scala e prendiamo l'asta, che è addirittura il primo bastone in questo caso di Garnet. Qui abbiamo praticamente la possibilità di andare qua, che è la stessa cosa della scala che abbiamo praticamente di fronte. Oh, oh, che belli! Madonna, addirittura tre me ne sono usciti. Puttana Eva! Me ne sono usciti tre. Oh, oh. Ce la facciamo? Ok, perfetto. Me ne sono usciti tre addirittura. Ovviamente altro nemico iconico della saga, ovvero il Tomberry. C'è qualcosa di strano.
guardo meglio. Spingo. Batto. Rifletto. Rifletto. Guardo meglio. Spingo. Qua ci sono tutte scelte che non servono a niente. Letteralmente non servono a niente. Fino a quando non spunta la sfondo. Eccolo qua. Olè. Uno, due. E wata! Tipo, eh? E a questo punto mi riposo un po'. È come il più classico dei cliché in un qualsiasi castello. Esatto. Abbiamo praticamente sbloccato una shortcut fondamentalmente, anche se abbiamo ottenuto un grandissimo oggetto qui, intanto il pettinino. Ma la cosa più importante è che abbiamo sbloccato la shortcut per tornare indietro. Solo che qua, come potete vedere, la scala ancora non funziona. Però c'è la possibilità di poter sfruttare questa scorciatoia, ma la sfrutteremo dopo. Per il momento saliamo. E qui abbiamo l'amara sorpresa, ovvero che Amaranth ha vinto. Troppo tardi, ho vinto io. Ovviamente, per chi non lo dovesse sapere, non preoccupatevi, è una cosa scriptata. Anche se voi faceste una speedrun per arrivare il prima possibile in questa sala, avrebbe comunque vinto lui. Avresti fatto prima se non ti fossi portato dietro quella ciurmaglia. Hai trovato la chiave che scioglie il sigillo? Forse in quel muro. Ho guardato, ma non ci ho capito molto. In ogni caso, la cosa non mi interessa. Perché? Ho capito che avevo ragione. Non ho più bisogno di seguirti. La prossima volta, forse ci rivedremo come veri avversari. Arrivederci. Se n'è andato. Lui vive a modo suo. Che vada dove meglio crede. Anche noi dobbiamo sbrigarci. Ok, e qui adesso possiamo interagire con questi specchi. Preso. Ma c'è scritto qualcosa. La mia forza è protetta da un forte vento che impedisce a chiunque di avvicinarsi. Ho ottenuto specchio del vento. Preso. Anche qui c'è scritto qualcosa. La mia forza è circondata dalla terra ed è protetta nelle profondità dell'acqua. Specchio d'acqua. Preso. E anche qui. La mia forza è protetta in un caldo luogo su un'alta montagna. Specchio del fuoco. E qui abbiamo l'ultimo. Preso. Quindi anche qui. La mia forza è protetta sul fondo della terra che trema. E inoltre, se notate bene, la raffigurazione che c'è presente sul muro è palesemente un indizio per la mappa, per la nostra mappa. Quindi abbiamo a che fare con qualcosa che noi abbiamo già visto all'interno del gioco, ma con la quale non potevamo interagire. Cosa che invece adesso potremo fare. Specchio della Terra. Perfetto. Abbiamo preso tutto. Su, ho preso quello che dovevo. Andiamo. Altre scritte che leggi solo te. Ah, sì. Erano delle scritte misteriose simili a quelli che c'erano a Oliver. Forse come ha detto Hilda, questi oggetti hanno a che fare con il sigillo. Beh, parliamone dopo. Adesso è meglio uscire di qui a più presto. Rimettete gli specchi a posto. Chi va? Uoppelala! Il flusso vitale di terra è stato interrotto. Siete stati voi che vi siete immischiati nelle faccende di terra? E tu chi diavolo sei? Io sono Dahaka. Ripeto, rimettete gli specchi a posto. Me lo puoi anche ripetere, ma non lo farò di certo. Stupido! Allora dovrò usare la forza. Oh. Povero Dahaka. Povero piccolo Dahaka. Indifeso Dahaka.
Si cacca. No, quella è un'altra cosa. Poverino, lui crede di potermi fare del male. Ragazzi, questo è un altro di quei boss che mi fa pena. Ci sono diversi boss su Final Fantasy IX che nel momento in cui conoscete le meccaniche, conoscete le debolezze e conoscete comunque tutta la loro storia, nel momento in cui li affronterete con maturità e consapevolezza, vi faranno letteralmente pena. E questo è un altro di quei boss che mi fa pena. Mi fa letteralmente pena, perché non ha la minima chance di poter sopravvivere a questo team. Allora, cominciamo con il rubare e facciamo anche un po' di scena. Facciamogli credere che effettivamente noi abbiamo paura di lui. Facciamoglielo credere almeno. Oh, poverino, mi ha fatto 280 danni. Oh, incredibile. Che paura. Oh, mi ha fatto Blizzaga. Incredibile. Quanto mi farà? Oddio, ho paura. Oh, 612 danni si è fatto. Incredibile. Ok. Mi dispiace. Bene. Slow, veleno, anzi non è entrato, non è entrato mini, purtroppo. Ecco qua. Si è messo in orizzontale. Questo boss possiede anche delle gimmick o comunque delle fasi particolari. Ovvero in verticale e orizzontale. Quindi quando si mette in orizzontale subisce meno danni magici e più danni fisici. Quando è in verticale subisce meno danni magici e più danni fisici. Ora devo fare solo attenzione che... Mithril Claw, perfetto. Mi manca l'ultimo oggetto. Che tra l'altro l'ultimo oggetto che dobbiamo recuperare è probabilmente, almeno secondo la community di Final Fantasy IX, è l'arma più forte che possa equipaggiare Jidan all'interno del gioco. Ovviamente... arma più forte intesa come arma in generale e non come statistiche di attacco o difesa, perché comunque tecnicamente l'arma più forte in statistiche di attacco è la ultima weapon. Ora, se per favore non mi fai perdere tempo e la rubi, io sarei contento in realtà. Sarei decisamente contento se rubassi l'arma. Ok, quando vuoi tu, non ti preoccupare, io ho tutta la serata libera, tanto devo uscire ma di pomeriggio, quindi di mattina sono a casa, quindi va benissimo. Per cui possiamo tranquillamente starcene qui, però preferirei di no. Perché ho una live da gestire e vorrei evitare. Sì, ragazzi, sto curando il mio nemico. Avete capito bene. Lo sto curando, sì. Anzi, posso farti un... No. Ovviamente. Ti curo tutta la vita. Proprio ti voglio fullare, totale. Perché tanto... ci morirei come uno stronzo, quindi non è un problema. Voglio curarti tutta la vita, non ho premura.
A me interessa solo che Gidan rubi l'ultimo oggetto. Quindi ora acceleriamo un po', perché sennò qua mi sa che con tutto che ho mani di velluto, cleptomane, minchia, è veramente incredibile sta roba. Oh, finalmente. Ok, ce l'abbiamo fatto. Abbiamo preso l'Oricalcon, che è praticamente, almeno secondo la community di Final Fantasy IX, l'arma più forte che possa utilizzare Gidan. E ora discutiamo anche del perché. Perché l'Oricalcon è una daga a una mano. Cioè, o per meglio dire, è una di quelle dagger che non è a doppia lama. E se vi ricordate ciò che vi dissi in una delle prime live, quando trattammo Final Fantasy IX, l'effetto e l'abilità sinergia si attiva solo con le dagger che non sono a doppia lama. Quindi l'Oricalcon, essendo l'ultima daga con la lama singola, è tecnicamente l'arma più forte che Gidan possa utilizzare all'interno del gioco. Ma non è soltanto per questo. Non è soltanto questo che consente a Gidan di essere estremamente forte, ma c'è una caratteristica che l'Oricalcon aumenta in maniera spaventosa, ovvero la velocità. Gidan ottiene ben 5 punti velocità quando equipaggia gli Oricalcon. E 5 punti in velocità sono la vita. Per un personaggio come Gidan, o comunque per un personaggio che sfrutta la velocità, sono praticamente la vita. Letteralmente la vita. Un'altra cosa che invece adesso vi farò vedere di questo boss, peccato che Vivi mi è entrato in trance, perché mi sarebbe piaciuto farvi vedere magari una doppia magia nera di Vivi, Araldo di Freya, giusto per farvi vedere una serie illimitata di 9999. C'è un'altra cosa che vi posso far vedere ancora più umiliante per un boss del genere. Ovvero il fatto che il nostro amico è debole a calore. E quindi che cosa significa questo? Sì. Significa questo. Significa che calore praticamente fa suicidare il boss. Perché vi ricordo che lo status calore ti uccide nel momento in cui tu effetti un'azione. Quindi, dato che noi abbiamo inflitto calore e il boss in quel caso ha fatto l'azione, è morto. Semplicemente. Uno per tutti, tutti per uno. Non scioglierete il sigillo. Ok. Fine. Ciao. Boss disintegrato e arrivederci e grazie. Detto ciò, vi faccio vedere quello che vi stavo dicendo prima. Ecco qua. Noi abbiamo praticamente le Sargathanas. Mi ricordavo più punti in velocità. Mi sa che invece era forse l'equipaggiamento che me ne dava di più, non mi ricordo. Eccolo qua. L'Oricalcon è una daga singola. La daga più potente usata dai banditi, che permette a Gidan di arrivare a 30 di velocità. Cioè, guardate la differenza con gli altri personaggi. Vivi 22, Freya 26, che è quella, diciamo, messa meglio, forse. Queen addirittura 19 e Gidan 30. Si può portare anche più avanti, cioè si può portare anche più in alto la velocità. Credo che il massimo possa essere 35, appunto, perché mi ricordo il 35. Ecco, per esempio col basco verde, cioè se dovessi fare un ipotetico equipaggiamento finale, manette che mi vanno a 32. Qui non abbiamo niente. Forse c'erano le pantofole che mi aumentavano ancora la velocità. Ecco, pantofole addirittura 34. Ecco qua. Cioè, Gidan praticamente ha la velocità e una scheggia. E uno può dire, ma perché ti interessa la velocità? Perché la velocità è praticamente un fattore che influisce
sulla ricarica della barra ATB. Avere la barra ATB velocizzata più l'effetto di sempre haste permette praticamente a Gidan di essere una scheggia. Quindi praticamente permette a Gidan di attaccare in continuazione, di essere una sorta di macchinetta. Proprio una cosa fenomenale. Ciao ragazzi, buonasera a tutti quelli che nel frattempo si stanno aggiungendo. Io vi saluto pian piano. Cioè, diventa una macchinetta. Diventa letteralmente una macchinetta. Veramente una cosa incredibile. Allora, tu specchia magia ancora sta imparando. Non hai altro, credo, da prendere vivi per il momento. Io una carrellata la farei, giusto per sì e no. Così, giusto per... Tu qua hai finito di apprendere, quindi puoi rimettere il baffo di drago. Ok, non credo che ci sia effettivamente altro da prendere per voi. Faccio una carrellata giusto per farmi un'idea. È un ordine mentale, ma dovremmo essere già a posto. Yes. Quina è al 100%, quindi non ho più bisogno di controllarla. Gidan sta crescendo. Mi servono 12 punti per provvidenza, assolutamente. Quindi per il momento non tocchiamo nulla su nessuno. Dobbiamo fargli ancora crescere, ovviamente, però è una cosa che faremo piano piano. Ma non solo una macchinetta per i furti, una macchinetta anche per gli attacchi. Cioè, è molto importante questa cosa. Quindi la velocità Gidan è veramente interessante, veramente, veramente interessante. Ok, a questo punto possiamo scendere. No, aspettate un secondo. Perché effettivamente... Sì, dobbiamo scendere praticamente dall'altro lato. No, aspetta, da qua saliamo. Oddio, non ho aperto il passaggio, può essere? Ops, no, aspetta. Perché là... Ah no, forse si aprivano quando ritornavo indietro, se non sbaglio, sì. Allora, scendiamo. Anche perché qui c'è un'altra cosa da fare, importantissima. Che molti non fanno, che comunque molti non sanno anche, perché il gioco non ti aiuta da questo punto di vista. È una di quelle cose che, diciamo, a prima run... è facile da missare. È veramente veramente facile da missare. Ops, ho sbagliato, devo fare ruba. Merda. Vabbè, a parte che non faccio danni, perché giustamente siamo su Ipsen, quindi funziona tutto al contrario. Per i danni fisici, ovviamente, vi ricordo. Ecco qua. Ok. Ora non vi preoccupate che faremo tutto. Là ci sono ancora forzieri che dobbiamo raccogliere, quindi non vi preoccupate. Ecco qua. Oh wow. Ehi, tutto a posto? Una trappola, che spavento. È un meccanismo molto ingegnoso. All'andata non succede niente, ma al ritorno scatta la trappola. Meno male che non ci siamo finiti dentro. Su, andiamo, gli altri ci aspettano fuori. Ok, e qui praticamente abbiamo sbloccato il meccanismo delle trappole. Meccanismo delle trappole che in realtà è interessante per un motivo, perché qua ce n'è una che ci porta al forziere. Quello che non potevamo prendere prima. Incenso. È il secondo incenso che otteniamo, perché ne abbiamo già preso uno dalle ciocografie, ma qui si ottiene il secondo incenso. Qui usciamo. Qui facciamo attenzione perché ci sono tutte le trappole. E andiamo da questo lato. Oh, vedete? Una volta che siamo arrivati qui, abbiamo sbloccato praticamente le scale dall'altro lato. Quindi usciamo. Eccoci di ritorno. Sei uscito per primo, allora hai vinto tu. Tifa, sì, Tifa. Nel frattempo Garnet con sto culo messo in faccia praticamente. Ma come? Non è uscito prima lui di me? Ha vinto lui e se ne vantava persino.
è andato via prima di me. Dove sarà finito? Come mai ci mettete, ci mette così tanto a uscire? Aspettatemi qui, vado a cercarlo. Ok. E qui abbiamo l'occasione di ritornare all'interno del castello. Solo che questa volta però purtroppo saremo da soli. Quindi la prima cosa da fare in questo caso è intanto andare a recuperare il nostro vecchio, la nostra vecchia lucertolona, che si trova esattamente di qua. Un fischio. Chi c'è? E qua? Eccolo. Chi va là? Si sblocca una nuova finestra che prima non potevamo vedere, no? Se ci avete fatto caso, io prima vi ho fatto vedere che ci fermavamo praticamente lì, su quel secondo anello. Mentre invece adesso abbiamo sbloccato una parte in più. Perché sei tornato indietro? Ah, Amarant, che ci fai qui? Mi hai rubato le parole di bocca. Ti avevo detto che la prossima volta ci saremmo incontrati come avversari. Oppure sei venuto a prenderti gioco di me. Smettila di fare tutti questi ragionamenti contorti. Sono venuto a cercarti perché pensavo che fossi caduto in qualche trappola. Non voglio avere più niente a che fare con voi. Che cosa ci guadagni nell'essere altruista? Non ti capisco. Ma cosa dici? È normale cercare di aiutare gli altri. Cosa? Normale? È normale mettere in pericolo la tua vita per salvare me? Non capisco cosa vuoi dire. Finora non ci siamo forse aiutati a vicenda. Questo è quello che si chiama spirito di gruppo. Io ti ho sempre considerato come uno di noi. E poi, quando mi metto una cosa in testa, è difficile farmi cambiare idea. Uno di voi? Sarebbe questo lo spirito di gruppo? Più o meno. Su, questo non è il posto ideale per fare certi discorsi. Usciamo. Ok. E qui abbiamo recuperato Amarant. Quindi Amarant adesso ha un'altra arma a disposizione, che noi ovviamente abbiamo già, perché l'avevamo presa in generale. Però, come potete vedere, abbiamo praticamente tutte le armi adesso a disposizione anche di Amarant. Non so se c'era altro che dovevo apprendere con Amarant, perché Amarant era quello che era rimasto più indietro nell'apprendere roba. Però credo di averlo comunque livellato a dovere nel frattempo, in queste settimane. Quindi sì, siamo messi abbastanza bene. Vorrei fare un piccolo check. Ecco, mi manca soltanto un'abilità che prenderemo a breve. E poi qua mi manca... Ok, mi manca qualche cosina, però va bene. Abbiamo ancora tempo per Amarant. Ok, via, andiamo. La forza dell'amicizia. Sì, il classico discorso anime che ci rende tutti buoni. Allora, di qua ancora non possiamo fare nulla. E adesso vi farò vedere il perché. Perché dobbiamo andare da questo lato. Abbiamo sbloccato queste scale che nessuno nota per la prima volta. È incredibile come nessuno riesca a percepire queste scale. Ma la cosa più incredibile, perché questa è una cosa, un'infamata pazzesca, una cosa incredibile, è che sbloccate queste scale possiamo vedere quei forzieri in cima. Quei forzieri in cima in realtà non si potrebbero prendere di norma, perché si prendono tramite il tubo che vi ho fatto vedere poco fa, scalando verso l'alto. Solo che per una questione di telecamera e anche per un'infamata da parte degli sviluppatori, fin quando voi non entrerete in questa scalinata e sbloccherete la visuale dall'alto, non potete prendere i forzieri. Infatti, se noi adesso torniamo indietro e proviamo a salire il palo di metallo, se magari Gidan, ecco qua, adesso ci arriva. Che pezzi di merda, letteralmente. Forchetta e ramo magico, che sono praticamente gli equipaggiamenti iniziali di Quina e Vivi, quindi marito e moglie. La casualità della vita. Ok, a questo punto andiamo avanti. Quindi entriamo da questo lato e passiamo finalmente da questa zona che prima non potevamo vedere, cioè da cui prima non potevamo passare. A questo punto utilizziamo questo ascensore. Lì tra l'altro c'è un forziere, so che l'avete visto, ma lo prenderemo dopo. Io lo so che l'avete visto perché voi siete attenti a queste cose.
Qui c'è un altro forziere che ci dà il flauto di Golem, che se vi ricordate è l'arma di Eiko. E qui abbiamo un piccolo enigma, un piccolo puzzle da risolvere. Un piccolo puzzle da risolvere che si sviluppa con questi vasi. Questi vasi che devono essere posizionati andando indietro nel tempo. Il suggerimento sarebbe quello di scorrere il tempo e di farlo tornare indietro. Perché? Perché nel castello di Ibsen è tutto al contrario. Quindi anche il tempo scorre in modo diverso. Per cui che si fa? Si prendono questi vasi e si fanno roteare in senso antiorario, poggiandoli uno a uno. Una volta fatto tutto correttamente, otteniamo il profumo. Qui abbiamo nel frattempo tutto ciò che ci interessa. E il profumo, se non sbaglio, dovremmo poterlo avere tra gli equipaggiamenti. Non me lo ricordo di preciso, ma credo che il profumo... Me lo ricordo. Qua ci abbiamo l'incenso, o forse era una rarità. No, eccolo, profumo, eccolo qua. Sprigiona una luce tenebrosa, rafforza attacco di elemento buio. E ragazzi, il profumo è un oggetto unico, quindi molto importante da ottenere. E si ottiene praticamente qua. Qui c'è il forziere. Aria archetta. E adesso abbiamo letteralmente fatto tutto ciò che dovevamo fare al castello di Ibsen. Quindi possiamo tranquillamente uscire e procedere verso la trama. Quindi possiamo continuare la nostra trama. Non abbiamo più niente da fare qui. Ascoltatemi bene. Ricapitoliamo tutte le informazioni che abbiamo ottenuto qui nel castello. Nella stanza più alta del castello vi era una parete con un mosaico raffigurante il mondo intero. Sulla parete erano appesi 4 specchi. Soltanto io ho potuto leggere le incisioni. Questo è il contenuto. La mia forza è protetta sul fondo della terra che trema. La mia forza è protetta da un forte vento che impedisce a chiunque di avvicinarsi. La mia forza è protetta in un caldo luogo su un'alta montagna. E la mia forza è circondata dalla terra ed è protetta nelle profondità dell'acqua. Chissà chi dovremmo affrontare per sciogliere questi sigilli nei luoghi indicati dagli specchi. E il mostro che si trova in quella stanza ha detto uno per tutti, tutti per uno. Credo che facesse riferimento ai 4 posti. Gidan, che facciamo? Non entreremo mica in questi posti uno ad uno. Uno per tutti, tutti per uno. Significa che dobbiamo entrare nei 4 luoghi simultaneamente. Allora, stavolta non andiamo tutti insieme? No, Eiko. Ci divideremo in 4 coppie ed entreremo nei 4 luoghi per rompere i sigilli proprio allo stesso momento. Io vado con Garnet. Eh? Perché? Le donne hanno la precedenza, quindi io scelgo Garnet. Uffa. Garnet, tu sei d'accordo? Sì. Ma dove andiamo per primo? Dunque, il posto più vicino è... Il posto più vicino è a sud. Ci stavi ascoltando? Scusate, capitano, non è per vantarmi, ma ho una memoria d'elefante per i luoghi geografici. La mia forza è circondata dalla terra ed è protetta nelle profondità dell'acqua. Ha a che fare col mare. Andiamo prima lì. Sì, hai ragione. Quando non sapete dove andare, chiedete pure a me, capitano. Non dimenticate di equipaggiarvi per bene. È probabile che farete brutti incontri da quelle parti. Questo marinaio d'un formale mi ricorda qualcuno. Erin, si parte. Signor sì. Ok, e adesso bisogna identificare i luoghi dove è presente ovviamente ogni tempio. Anche se in realtà Gidan qui fa una piccola imprecisazione. Ovvero il fatto che
bisogna andare in tutti i luoghi simultaneamente. In realtà questa cosa non è mai stata confermata, anche perché il boss che noi andremo ad affrontare dirà una frase molto interessante. Dirà: Kuja ci aveva detto che sareste arrivati in 8, quando in realtà Gidan si presenterà soltanto con Quina all'appuntamento, mettiamola così. Perché in realtà Gidan, qua è una cosa che poi ti fa venire un rosic particolare, soprattutto se sei in blind ed è la prima volta che giochi a Final Fantasy 9. Io infatti la prima volta che giocai a Final Fantasy 9 in questa parte del gioco ho avuto una difficoltà atroce, letteralmente difficoltà atroce, perché Quina io non l'avevo mai sviluppata nel mio gameplay. Quindi io praticamente avevo Gidan, che era un mostro, che era forte, era molto forte, e Quina invece era una schiappa totale, senza magie blu, senza tecniche, senza equipaggiamento, niente, era completamente un cesso a pedali. E quindi io ho avuto molta difficoltà, perché il boss che andremo ad affrontare adesso praticamente l'ho affrontato da solo. Non è fortissimo, perché non è un boss fortissimo, ma mi ha dato problemi, perché appunto Quina era una palla al piede e Gidan era da solo, e quindi dovevo curarmi e attaccare con Gidan nello stesso momento, anche perché io ero convinto che le coppie potessi sceglierle io. E quindi ho detto: bene, io mi metto in coppia magari con Freya o con Amaranth, per esempio, che sono molto più forti, e me la gestisco. E no, col cazzo, cioè, detto in francese, perché le coppie verranno fatte automaticamente, quindi voi sarete sempre ed esclusivamente con Quina, che adesso sappiamo essere il personaggio più forte del gioco, perché Quina è rottissima dal punto di vista di gameplay. Ma chi non conosce Quina e chi non sa come funziona Quina, non lo sa. E quindi è un problema, è decisamente un problema. Ok, a questo punto dobbiamo identificare i quattro luoghi dove si devono appunto andare a posizionare i nostri eroi. E la cosa che tra l'altro vi stavo dicendo prima è che Gidan ha frainteso le parole di Dahaka, perché le parole di Dahaka, che intendevano tutti per uno, uno per tutti, non intende che bisogna andare nei singoli luoghi, ma semplicemente che la forza dei guardiani rappresentava l'unico accesso a Terra. Quindi loro lottavano ed erano stati preposti lì per fare da guardia a Terra. Quindi non ha importanza se i sigilli venivano rotti contemporaneamente o venivano rotti uno a uno, semplicemente bastava che si rompessero questi sigilli e i guardiani tra di loro si facevano forza, per l'appunto, uno per tutti, tutti per uno, come se fosse una sorta di mantra. Ma non è specificato che bisogna per forza andare e distruggerli contemporaneamente. Cioè, questa è stata una cosa che poi un pochettino mi ha fatto triggerare, perché ho detto: minchia, poteva essere molto più semplice. Invece il gioco ti ha dato, diciamo, questa sorta di pseudo difficoltà, mettendoti un mini boss da affrontare soltanto con due membri del party. Quindi piccola cosa che ci sta. Oh, oddio, siamo già arrivati? Eh sì, siamo già arrivati. Tempio dell'acqua. Garnet con il culo di fuori. Sicure di farcele da sole? L'hai detto tu di dividerci in gruppi di due, no? Non ti fidi di noi? No, non volevo dire questo. La verità è che ci vuoi andare tu con Garnet, o sbaglio? Faresti meglio ad andare ora, se dobbiamo davvero essere in quattro posti simultaneamente. Hai ragione. Hai deciso la prossima meta e quale coppia deve andare? L'indizio era: la mia forza è protetta in un caldo luogo su un'alta montagna. Ci manderò Amaranth e Freya. Su, vai ora. Quanto vuoi farci aspettare qui? Ok, vado. Vengo a prendervi dopo. Finalmente il rompiscatole ci ha lasciato sole e possiamo fare discorsi da donne. Che poi è quasi paradossale il fatto che sia Eiko a dire una cosa del genere, dato che Eiko ha la metà degli anni di Garnet, se non di meno, praticamente. Cioè, discorsi da donne, e lei ha tipo 6 anni, quanti anni ha Eiko? Cioè, incredibile sta roba. Discorsi da donne?
Sì, Garnet, discorsi da donne, esattamente. Eiko è molto più spigliata di quello che tu possa pensare. E come potete vedere, Garnet ed Eiko spariscono dal party, quindi... Ok, il prossimo indizio è una calda montagna, quindi dove si va? Ovviamente a nord. Pa 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 ra 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 ra. Ecco qua. Tempio del fuoco. Ciao Markur. Oh no, accidenti, così si surriscaldano le macchine. Manca ancora poco. È pericoloso avvicinarsi di più al vulcano, Gidan. I motori non resisteranno. Ok, avviciniamoci più che possiamo e poi voi due entrerete. Perché io devo andare con una donna? Preferivi Eiko? Chapeau. Qui praticamente Amaranth sta zitto perché dice sì, effettivamente poteva andarmi peggio. Buona fortuna. Il prossimo è: la mia forza è protetta da un forte vento che impedisce a chiunque di avvicinarsi. Steiner è qui, il solo pensiero mi mette l'ansia. Meglio mandare Vivi col cavaliere, gli farà da babysitter. Tra l'altro Vivi che fa da babysitter a Steiner, cioè totalmente fuori di testa. Sì, i quattro elementi sono un po' una citazione a Final Fantasy 1. Diciamo che c'è un po' di lore in questo. Eccolo qua. Tempio del vento. Che vento forte! Certo, questo vento è il protettore del tempio. Ce la fate ad arrivare all'uscita? Attenti che vi porta via. Non tema, signor Vivi. Si metta dietro di me. La proteggo io. Ah, va bene. Bravo, così. Non è vento per me, è una piacevole brezzolina. Ah, sì? Signor Vivi! Steiner, tu hai l'armatura. Andiamo, signore. Vivi praticamente è volato. Stava volando non si sa dove. Ce la faranno quei due? Parlo io poi. A me tocca Quina. È meglio che mi prepari e controlli quali sono le magie blu che sa usare Quina. La mia forza è protetta sul fondo della terra che trema. Esatto, vedete, qui c'è anche un suggerimento da parte del gioco, dove praticamente vi dice che Quina possiede le magie blu. E se fino a quel momento non avete avuto modo di approfondirle, questa è l'occasione migliore. Cosa che si potrebbe fare, cioè voi in questo momento potreste prendere praticamente tutte le magie blu di Quina, solo che per evitare una rottura di palle del genere è meglio prenderle durante il gioco. Ora, il Tempio della Terra era qui, solo che devo ricordarmi dove era di preciso, dove era di qua, eccolo qua. E infatti si sente la terra che trema, no? Sentite? Tempio della Terra, eccoci qua. La nostra Quina è perfetta. Allora, ti muovi? Gidan, sono una cifra contenta che mi hai scelto per venire in missione con te. Beh, eravamo rimasti solo noi. Lo sai come si dice dalle parti nostre? No, come? Beati l'ultimi, che so i più buoni. E allora, visto che è l'ultimo tempio rimasto, speriamo che ci porti fortuna. So sicura che è pieno di delizie. Ok. Non mi pare un posto tanto eccezionale. Già. Eh? Che c'è? Non hai sentito la scossa? Oh! Qua bisogna premere i tasti a tempo. Ecco qua. C'è nessuno? Eppure questa tranquillità mi sembra solo apparente. Li abbiamo fatti scappare. Li abbiamo proprio spaventati. Speriamo. Sì! Ma non avere paura, Garnet, altrimenti mi fai preoccupare. Che vuoi dire? Voglio dire che anche per me è difficile prendermi cura di te. Eh? Attenta! Mannaggia! Stavo per diventare hamburger! Forse ci sono altre trappole qui in giro. Speriamo che non sia successo niente a Garnet.
quello pensa solo a Garnet. Che succede? È una trappola. E allora forse... Ah! Corriamo, presto! Guarda, sicuramente quello è il posto dove si mette lo specchio. Esatto. Questa è l'ultimissima occasione per poter sistemare l'equipaggiamento, per poter sistemare tutto, ma noi siamo già messi benissimo. Dai, metti lo specchio. Sì, ho capito. Ecco, dovrebbe andare qui. Vi aspettavo. Eh? È stato più facile del previsto. Non è che Gidan ci rimane male? Adesso mettiamo qui lo specchio. Eh? Spostati, Freya. Uoppelala. Che poi guardate che coincidenza. La Marilith, che tecnicamente è palesemente ispirata alla Marilith, nel Tempio del Fuoco, il Tiamat nel Tempio del Vento, il Lich nel Tempio della Terra. Tu chi sei? Un seguace di Kuja? Che pensi te, Gidan? Tanto per te è una bazzeccola. Siamo i protettori di Terra. Protettori di Terra? Esatto, siamo la forza di Terra. Ma si può sapere cos'è Terra? Non siamo qui per rispondere alle vostre stupide domande. Siamo qui per annientarvi, topi. Così dimostrate la vostra forza. Ma bravo, hai capito? Sei proprio intelligente. Che idiota. Cosa? Proprio in questo posto sperduto dovevo trovare un avversario. Ma io sono alla ricerca di nemici forti da sconfiggere. Non certo di un invertebrato come te. Amarant, che diavolo dice il tuo amico? Te lo spiegherà subito. Siete ridicoli. Vi pentirete delle vostre parole. Guarda che bella la scena della Marilith che si ispira. Vedete il Tiamat nella caverna del vento. Quindi è un bellissimo rimando questo, eh? Soprattutto se, diciamo, noi ne abbiamo parlato ieri, ma se avete giocato a Stranger of Paradise, diciamo che qualche collegamento ce lo potreste fare. Cosa? Tutti qui, tutta qui la vostra forza? Se continuate... Quello è una guardia del vento. Forse non riesco a colpirlo con le magie. In due non ce la faremo mai. Signor Vivi, un ometto come lei non dovrebbe fare tante storie. Ma se uniamo le nostre forze, quel mostro non ci batterà. Chi vuole morire per primo? State zitto voi, sarò io il primo, eh? Prometto solennemente che questo demonio non le torcerà il capello. Usi pure le sue magie intanto. Ma se mi sbaglio e ti colpisco? Mi fido ciecamente di lei. Guardate la devozione di Steiner. Va bene. Eccomi! Che bella sta scena. Che tra l'altro, se non ricordo male, nella mod, quella che rende Final Fantasy 9 difficile, si affrontano tutti i boss. Se non mi ricordo male, credo di aver letto che nella mod, quella dell'hardcore di Final Fantasy 9, si possono affrontare tutte le boss fight. O si devono affrontare tutte le boss fight, tipo a tu, praticamente una dopo l'altra. Ecco, Kuja non aveva detto che sarebbero arrivati 8 topi? Avevate apparecchiato per 8? Scusate, siamo solo in 2. Preciso, ma ci avevamo fame per 8. E allora i vostri amici sono negli altri templi? E se così fosse? C'è una fame che me lo mangerei in un boccone. Esseri indegni come voi che pensano di fare andando a Terra. Come faccio a risponderti? Non ci sono ancora andato. Finché non assaggi, non saprai se ti piace o no. Questo me lo sono imparato viaggiando per mondo. Ti farò assaggiare io il sapore del terrore. No, non credo. No. Sei un peto. Letteralmente sei un peto, quindi... no, credo proprio di no. Ecco, tu sei un altro di quei boss che mi fanno tenerezza, per esempio. Allora, cominciamo a rubare Avenger. Qui facciamo una bella difesa totale. Guardate la barra di Gidan quanto è veloce. Guardate la barra di Gidan quanto è veloce. Incredibile. Madonna, si è tolto un botto da solo, così, a caso. Qui tecnicamente l'unica tecnica che effettivamente poteva tornarmi utile era sempre l'evita.
perché lui appunto fa terremoto, che è forse l'unico attacco che effettivamente poteva darmi problemi, ma come notate la mia difesa è talmente alta che siamo mostruosamente forti. Ciao, buonanotte a lei. Lui tra l'altro si chiama Chaos della Terra. Notate il nome. Baby Doll. Benissimo. Ok, dovresti avere l'ultimo oggetto. Dov'è il vento bianco, giusto per... Ah no, ok, finito. Oh, oddio, mi ricordavo ne avesse un terzo. Ok. Bene, puoi morirci. Che bello, pure con la trance. Madonna, che momento epico. Olè, 9999. Con te facciamo un Kero Shot. Vediamo come si è combinato. Sì, è possibile mangiarlo, ma non serve a niente, quindi non mi interessa. Preferisco fare uno showcase delle tecniche e di tutto quello che si può fare nel gioco. 4000, già stiamo andando avanti. Oppure lo dobbiamo mangiare? Va bene, dai, mangiamocelo. Dovremmo riuscire a mangiarlo adesso. Dopo 9000, 3000. Che schifo! Esatto. Non è un boss difficilissimo, perché comunque non possiede neanche tanti HP, però... Piuma Phoenix. Ah! Una cosa che non vi ho detto, la piuma Phoenix funziona un po' come le gemme. La gemma grezza, lo smeraldo, cioè potenzia l'invocazione della fenice. Quindi più piume Phoenix avete, più la fenice diventerà forte. Ecco fatto. Chissà se gli altri stanno tutti bene. Dobbiamo andarli a prendere. Allora torniamo a bordo. Finalmente si respira aria fresca. Non è per niente carino far combattere due signorine contro un mostro del genere. Ah, che c'è, Eiko? Stavo per scordare una cosa importantissima e dire che sono venuto apposta con te. Dimmi. Io ti devo assolutamente chiedere una cosa. Aspettavo solo il momento più opportuno. Prometti di rispondere sinceramente. Me la vuoi chiedere questa cosa oppure no? Ti piace Jidan? Ma che ti prende? Così, su due piedi. Rispondi. Ti piace? Ti interessa? Lo ami? Etto... Guarda, l'idrovolante. Jidan è venuto a riprenderci. Hai detto qualcosa? Presto, andiamo. Garnet, aspetta, non hai ancora risposto. Bene, siamo tutti a bordo. Allora, all'Isola Splendente. Amarant, che ci fai qui? Andiamo all'Isola Splendente? E poi andiamo a terra? Sì, è vicino a Estogaza, non ci metteremo molto. Dimmi una cosa sola, perché fai tutto questo? Dobbiamo capire cosa trama Kuja, prima che quel bastardo commetta qualche altra atrocità. Poi dobbiamo scoprire cosa c'è sul pianeta Terra e... Non ti darei pace fin quando non ci metterai piede. Infatti, la curiosità è troppa. Ah sì? Sì, ecco... Che posso farci? Con tutto questo giro di parole... Mi ha rimbambito. Ok. E qui adesso possiamo rifare un party, direi, di tutto rispetto. Con questo che è uno dei miei party preferiti, in realtà. E possiamo dirigerci verso l'Isola Splendente. Quindi let's go! Isola Splendente. Ovviamente, prima di fare... Ecco, facciamo una cosa. Prima di entrare nell'Isola Splendente, è consigliabile, ovviamente, fare tutto ciò che avete lasciato alle spalle. Quindi, se non avete preso le rane, prendete le rane. Se non avete appreso le tecniche, apprendete le tecniche. Se non avete fatto roba... Cioè, assicuratevi
assicuratevi di aver fatto tutto ciò che era in vostro potere per arrivare al meglio equipaggiati in questa fase del gioco, perché una volta entrati nell'Isola Splendente c'è tutto un pezzo di trama molto molto grande che purtroppo vi bloccherà lì, vi bloccherà esattamente lì. Quindi assicuratevi di aver appreso le tecniche, assicuratevi di avere un buon equipaggiamento. Se volete livellare, livellate, fate tutto ciò che è in vostro potere nell'arrivare nelle migliori delle condizioni possibile. Ok, qui ancora tu hai specchio magia, tu non dovresti apprendere niente, qui ne è completa, quindi va bene così. Chiamiamo il Mog, a questo punto salviamo, facciamo anche noi un salvataggio tattico giusto per utilizzare un altro blocco, perché ci sta dopo aver fatto tutta questa robetta. Ok, e finalmente possiamo raggiungere Terra. Tra l'altro ci stiamo avvicinando non solo alla fine del CD3, ma probabilmente a una delle parti più belle del gioco, a mio avviso. Capitano, gli strumenti segnalano un'anomalia. Sembra che la nave venga risucchiata da qualcosa. Gidan, è pericoloso. Non vorrei mica entrare con tutto l'idrovolante. L'unica cosa certa è che questa è l'entrata. Ora che ci penso, la gente di Estogazza chiama questo posto la Via delle Anime. La Via delle Anime va verso Terra. Mi sembra che assomiglia alla porta rotatoria che era nella residenza nascosta di Kuja. Gidan, ci sta risucchiando. Continua su questa rotta o no? Che si fa, Gidan? Sarà tardi ormai per tornare indietro? Ecco, questa è l'ultima occasione per retrocedere, quindi per tornare indietro e fare le robe, oppure andare avanti. Che vuoi fare? Se è come dice Garnet, è una porta rotatoria. Possiamo saltarci dentro. Da quassù? Stai tranquilla. Finora siamo saltati da posti ben più alti. E qui CGI. Che effettivamente risucchia. Eccoci qua. Da questo momento non si può più tornare indietro. Che bello tutto lo sfondo pre-renderizzato. Sarà questa Terra? Ma cos'è questa luce? Eh? Eccolo. E così sei arrivato. È già arrivata l'ora? Ma chi sei tu? Mi ha saltato il dialogo. Come osi chiedere chi sono? Chi sei tu? Io sono... Chi sei tu? No, non sono certo io a presentarmi. Io non ho bisogno di dimostrare chi sono. Scommetto che sei stato infastidito dalla luce blu. Che ne sai? Sei di Terra tu? Sei solo un povero ignorante. Vieni a vedere che cos'è Terra e cosa sei tu. Ehi, aspetta! Sparito. Gidan! Garnet, tutto bene? Sì, anche gli altri stanno bene. Su, andiamo. Ok, qui possiamo riscegliere il team, ma... Tu sei il benvenuto nella luce blu. Ok, qui possiamo andare. E non ci troviamo a Terra. Cioè, inteso, sì. Questo, diciamo che tutto... Diciamo, tutto l'ambiente viene chiamato Terra, ma... Nello specifico non siamo ancora proprio nel centro di Terra, ci andremo tra brevissimo. Questa è come se fosse un po' la periferia, ecco, mettiamola così. Ehi tu! Prima di ciò... Iniziamo a prendere qualche oggetto. Dragon Wrist, questo è uno dei bracciali, se non mi ricordo è molto forte come bracciale.
Sì, però a me non mi interessa nulla perché mi abbassa la velocità. E invece io con Gidan adesso dovevo puntare alla velocità estrema. Ah, tra l'altro è che forse voi non lo potete equipaggiare. Mi sa che voi non lo potete equipaggiare. O forse Freya, vediamo. Ah, sì, mi sa che Freya ha sia l'incenso, che vabbè, insegnerebbe sempre rigene, ma non mi interessa. E quindi in teoria, esatto, il profumo, che come potete vedere ha un'abilità unica, ha un'abilità speciale, ha un'abilità unica che soltanto Garnet può imparare, che si chiama Attiva Zantetsu. Perché quella spada che avete visto praticamente in, diciamo, in sovraimpressione al castello di Ibsen è la spada di Odino. E Attiva Zantetsu... però non me lo può far vedere l'effetto. Ah, peccato. Ve l'avrei potuto fare leggere. Va bene, non è un problema. Ok, mettiamo il pettinino. Va bene, ve la farò leggere appena avremo Garnet con noi e vi farò vedere che cosa permette di fare. Una delle abilità incredibili. Una delle abilità incredibili. Elisir, che schifo non fa. E qui c'è... Ehi, aspetta! C'è praticamente... una Gidan 2.0. Dove scappi? Almeno pare essere una Gidan 2.0. Noi andiamo a rubare. Questo tra l'altro è un nemico che ricorda tantissimo. Il Pingo Pongo è un nemico che ricorda un pochettino le palline di Final Fantasy VII, se ci fate caso, eh. Un pochettino. E guardate quanto sono resistenti. Ok, non possiede nulla. Ok, distrutta un'altra. Ne è rimasta solo una. Che però vabbè, niente, non avrà modo di resistere. Guardate i danni che riusciamo a produrre con il party che abbiamo adesso. Praticamente Vivi e Freya hanno attacchi fissi che fanno 9999 a prescindere. Dove è finita? Quindi qua si scende. Qui si riscende prima. E c'è un bel forzieruccio. Panacea, che vabbè, non è niente di particolarmente interessante. Oh! Oh oh, si è messo reflex. Mi dispiace. Perché la magia non ha rimbalzato? Perché io avevo già sfruttato reflex. Quindi è praticamente una magia già riflessa. Ecco perché l'ho colpito lo stesso. Uno dei vantaggi di avere praticamente sempre reflex è anche questo. Carta Ifrit, tra l'altro, così, totalmente a caso. Qui c'è un Magilè. Ah no, la Mitril Forchetta.
Mi ricordavo il Magilema. Forse era qui? Ah, eccolo, il Magilela, come si chiama. Si può sapere chi sei? Sei solo un misero ignorante. Guardate che bello il dettaglio degli occhi. Non l'avevo mai notata sta cosa. Ha proprio gli occhi tipo spenti, vuoti. Cioè non ha degli occhi, proprio sembrano tipo quei classici occhi da anime, da persona morta, tipo quelli tutti di un colore. Seguimi e capirai chi sei tu. Ehi, aspettami. Che tra l'altro loro hanno sulla strada di casa sti mostri incredibili. Prosegui di qua e capirai. Cioè lei praticamente si è fatta sta strada con sti mostri incredibili durante tutto il tragitto e niente, neanche un graffio. Ecco, lì c'è un forziere che dobbiamo raggiungere, che si raggiunge da qui. Esatto. Body. Questi sono tutti equipaggiamenti nuovi praticamente. Eccolo qua, body. E il baby doll... Il baby doll che abbiamo rubato al boss insegna a Freya occhi per occhi. Quindi nuovo equipaggiamento che mi insegna abilità. Quindi vedete, non si finisce mai di apprendere su Final Fantasy 9. Quindi bisogna apprendere. Qui, ops, no. Gira, ok. Oh no, attacco alle spalle. Bene, via. La velocità di Gidan ci aiuta anche in questo. Ovvero, la velocità di Gidan aiuta anche durante la fuga. Quindi, molto molto bene. Chissà se le sbloccheremo anche su Teatro Rhythm. Perché domenica poi dovrete decidere in chat quale altro Final Fantasy dobbiamo sbloccare per andare avanti. Perché io al momento sto facendo solo le missioni di quelli che ho già sbloccato, quindi tutti i capitoli nuovi li faccio in live, li voglio fare in live. Insomma, dove siamo qui? Sembra un luogo molto artificiale, dà l'impressione di essere disabitato. Bentornato. Questo è il luogo dove dovresti restare, il luogo dove dovresti attendere il momento in cui consacrerai il tuo corpo. Sì, questo. Aia. Bramble. Arisha 457, grazie per il follow, benvenuto, benvenuta. Aspetta, che vuoi dire? Quindi Terra è praticamente il pianeta, chiamiamolo così, no? Il mondo di Terra. Mentre invece Bramble è la città, è letteralmente la città che ci interessa a noi. Che cosa succede? The music is not off. It's just finished the loop. Garnet col culo di fuori. E qui. Piccoli flashback. Uoppelala. Buonanotte. Garnet, riprenditi. Garnet, maledizione, si può sapere cosa ti ha preso? Sei ignaro di tutto. Sei proprio come un bimbo in fasce. Ti starei chiedendo perché ti è stata data la vita, perché esisti. Ma puoi soltanto urlare per affermare la tua esistenza. Sei ignaro di tutto. Devo assolutamente far riposare Garnet da qualche parte. Me ne occuperò io della principessa. Vado a cercare un posto dove farla accomodare. Forse da queste parti lo troverai. Vai, ma ti raccomando, Garnet. Ok, e in questo caso praticamente Garnet è nuovamente svenuta. Quindi vi appare la schermata del gioco semplicemente perché se avevate Garnet nel party adesso la dovreste sostituire. A noi Garnet non ce ne frega un cazzo, quindi siamo a posto.
Ok, scendiamo. Guardate un po'. Si può sapere dove siamo qua? E tutti questi ragazzini con la coda identica alla mia? E con il mio stesso taglio di capelli? Gidan, benvenuto nella guerra dei cloni. Siamo su Star Wars adesso. Abbiamo cambiato genere praticamente. Qui c'è un bel forzieruccio. Astro cappello. Altro equipaggiamento incredibile. Che aiuta un pochettino Vivi per quanto riguarda la difesa magica, ma diciamo niente di scandalosamente forte. E soprattutto senza tecniche da insegnare, quindi niente di interessante. Allora, entriamo di qua. Questo è il posto più adatto per far riposare Garnet. È strano però, gli abitanti di questo villaggio sembrano tutti così privi di vitalità. Ho proprio un brutto presentimento, che sarà? Comunque sia, per prima cosa devo far riposare Garnet. Senti, da queste parti. Ehi, non c'è una bottega? Senti, dov'è che vendono medicine qui nei dintorni? Ma che sei, sordo? Ti ho chiesto se ci sono delle medicine! In questo villaggio siete tutti strani. Avete tutti la coda, come Gidan. Se almeno ci fosse l'erba Pimo Pimo, potrei preparare una bella pozione per Garnet. Qui niente da fare. Ah, ma tu sei quella di prima. Tu ci hai portato in questo postaccio ed è colpa tua se Garnet sta male. Almeno dimmi se ci sono delle medicine. Fra poco si sveglierà. E tu che ne sai? Lui chi? Guarda che se ti riferisci a Gidan te lo puoi anche scordare. Arrivi troppo tardi, bella. Gidan è innamorato di Garnet. Non c'è posto per te nel suo cuore. Digli che lo aspetto nel laboratorio sotterraneo. Non ci penso neanche. Come può chiedermi di fare questo? Ehi, aspetta! Che ragazzina odiosa! Non la sopporto proprio. Garnet, principessa, state bene. Maledizione. Che ti prende, Gidan? È già da prima che sembri fuori di te. Si vede? Scusatemi, ho perso le staffe. Non so perché, ma qui non riesco a stare calmo. Questa luce blu mi rende nervoso. Principessa, vi siete svegliata? Avete improvvisamente perso conoscenza. Cosa vi è successo? Ho ricordato. Che cosa? Non è stato un tifone a colpire Madain Sari. È stato l'occhio dell'idrovolante. È stato lo stesso occhio che ha distrutto Alexandria, ve lo ricordate? L'occhio che fluttuava nel cielo e che emanò quella luce abbagliante. Sì, lo ricordo anch'io. È apparso anche nell'albero di Ifa, quando è arrivato Bahamut. Sì, credo che si tratti dello stesso idrovolante. Ma che cosa dite? Insinuate forse che la regina Bran. Calmati, guerriero. Scusate, principessa. Non fa niente. Adesso ho capito tutto. La terra dove sono nata, il castello dove sono cresciuta, la mia vera madre e persino quella adottiva sono stati attaccati tutti da quell'idrovolante. Che significa tutto questo? Garnet, stai bene? Sì, non preoccuparti. Non ti alzare, sei ancora molto pallida, devi riposare. Ehi, ma siete tutti pallidi, che vi prende? Forse ci ha stancato questo lungo viaggio. Già. Dove vai, Gidan? Ah, a proposito, quella ragazzina strana che ci ha portato fin qui ti ha dato un appuntamento nel laboratorio sotterraneo. Non ci andare, è solo un impertinente. Gidan! Ok, e adesso possiamo. Ci possiamo un attimo iniziare a gestire le nostre risorse e i nostri equipaggiamenti. Quindi andiamo da questo lato ed entriamo in questa stanza. Oh, Wing Edge, c'è un movimento sospetto qua, eh? Cos'è questo? Oppala! Grazie, Coupeau! Ero lì rinchiuso e non sapevo come uscire, Coupeau! Per ringraziarti ti venderò qualcosa, Coupeau. Ah, tra l'altro, ecco, piccola cosa che ci siamo dimenticati di fare, era consegnare i semi di Coupeau alla grotta, alla caverna di Ghizamaluk. Non è un problema perché qui lettere comunque non ne consegniamo, quindi poco male. Però, cos'è il Mogunet? Non ne ho mai sentito parlare, Coupeau. Giustamente oserei dire, perché
un Moguri che praticamente si trova dentro Terra ovviamente non può conoscere il Mogunet, quindi bellissima questa cosa. Però sentite, me la consegneresti una lettera, Kupo? Voglio sfidare il sistema del Mogunet, Kupo. Consegneresti una lettera a Mozume, Kupo? Ok, grazie Kupo. E andiamo al Mogushop, dove praticamente possiamo acquistare di tutto, addirittura anche la nuova daga che abbiamo rubato dal boss poco fa. La Defender, che è una nuova spada per Steiner, quindi dovremmo imparare. Holy Lance. Avenger, che è la nuova arma che abbiamo appreso per Amaranth, ma che non ci insegna nulla di nuovo. La Bistro Forchetta, che è l'arma che abbiamo ottenuto grazie alle ciocografie. Quindi guardate quanto tempo è passato prima di poterla trovare acquistabile. Il Dragon Wirst, che praticamente serve per tutti, perché aumenta le statistiche di tutti. L'Astro Cappello, che noi ne abbiamo già preso uno, però... Ecco, il Basco di Adaman, Elmo di Platino. Il Body, che è lo stesso equipaggiamento che abbiamo rubato, quindi vedete come ci siamo sempre anticipati di un passo rispetto al gioco. Ok, a questo punto ovviamente ho solo Gidan nel party, quindi non posso cambiare nulla. Usciamo, ma ragazzi, qui è una cosa importantissima da fare, dobbiamo rientrare subito, perché una volta rientrati appare Steelskin, quindi la quest di Steelskin non è ancora finita. Volevo venderti un set di 3 oggetti, ma ce l'hai già. Ecco, perché praticamente mi sa che sono pieno, vero? Sì, sono pieno di etere, quindi devo vendere un etere. Meno male che tu hai il Mogu Shop. Ok, per 2222 gil. Olè. Grazie mille, con questi potrò viaggiare ancora un po'. Ok, abbiamo parlato con Steelskin. Molto importante, perché qui Steelskin lo potete perdere. Questa è una cosa molto importante. Potreste perdere questo passaggio di Steelskin e anche la lettera per il Mogunet, quindi fate attenzione. Lo splendore dei pianeti e il loro respiro. L'attività vitale data dalla circolazione di anime. Guardate, tutti che stanno venerando il cristallo... E qui c'è un qualcosa di molto familiare. Se vi ricordate bene, a Oliver noi abbiamo trovato praticamente una sorta di forziere simile, no? Dove dentro c'era la pietra Gulgu. Come ci è arrivato Steelskin qui? Bella domanda. Bella domanda, esattamente bella domanda. Guardate come mi seguono con lo sguardo. Guardali come mi seguono. Ho capito, mi hai fatto venire fin qui per mostrarmi tutto questo. Hai capito finalmente? Non sono mica scemo. Tutti loro hanno la coda come me. Sono della stessa specie. Sono dei genoma. Qui potrei fare tante battute, potrei dire tante cose, ma non le dirò. Genoma? Sì, ma non lo sono solo loro. Anche tu ed io lo siamo. È la definizione della nostra specie. Che ironia. Cercavo la terra dove sono nato, ma non pensavo fosse così. Ora capisco perché non riuscivo a trovarla. Non era su Gaia. Sei tornato a casa. Non sei contento? Contento? Provi anche tu dei sentimenti. Eppure hai un viso talmente inespressivo. Siamo stati fatti così. E poi qui ci controlliamo a vicenda finché in nessuno di noi ci sia un'anima. Vuoi spiegarmi? Ne ho piene le tasche delle tue mezze parole. Perché io, nato a Terra, avrei vissuto e sarei cresciuto a Gaia. E poi io un'anima ce l'ho. Ma allora perché invece voi no? Tu sei speciale. Cosa? Noi siamo solo dei recipienti. A te invece è stato dato un ruolo superiore. Questo è il volere di Garland. Garland? E chi sarebbe? Ehi, fermati. Qui la trama prende un
cioè, la trama fino a questo momento stava salendo piano piano, stava diventando sempre più interessante, sempre più figa, ma arrivata a questa altezza del gioco, la trama praticamente fa un picco di lore e di roba incredibile, per poi ovviamente ristabilizzarsi e continuare ad essere comunque una bella trama, una trama, diciamo, da Final Fantasy. Garland è l'amministratore stellare. Il suo compito è far rinascere il popolo di Terra. Il popolo di Terra? Perché? Questi non sono di Terra? Loro sono solo dei recipienti. Io parlo di te e di me. La vera gente di Terra è addormentata, è in attesa. Quando sarà il momento, Terra si sostituirà a Gaia e questa luce blu diventerà rossa. Allora lo scopo di Terra è quello di sopraffare Gaia? Non sai neanche questo. Terra, ormai invecchiata, ha potuto continuare ad esistere solo grazie alla conquista di nuovi pianeti. Quando i tempi saranno maturi, le anime del popolo di Terra entreranno nei genoma e il popolo di Terra rinascerà. Perché usano un sistema così complicato? Che tra l'altro sembra richiamare anche da un certo punto di vista il progetto Gestalt di Nier, se ci fate caso, perché il progetto Gestalt era molto simile a questo, ovvero far addormentare gli esseri umani per sconfiggere gli alieni, tra virgolette, e poi praticamente reimpiantare le anime degli esseri umani negli androidi, in modo tale che poi potessero appunto combattere e vivere sul pianeta. Non potevano usare la magia così come hanno fatto per distruggere Alexandria. Una volta Garland ci provò, ma fallì. È per questo che è scappato con la coda fra le gambe. A causa di quell'errore dovette aspettare molto. Controllò che la civiltà della giovane Gaia non si evolvesse tanto da riuscire ad usare gli spiriti dell'invocazione. Perciò ha attaccato Madain Sari Alexandria. E qui iniziamo a mettere dei pallini dove è giusto metterli. Nei pianeti si verifica il flusso di anime. Da lì nascono e lì ritornano. Garland cominciò a controllare questo flusso. E pensa che anche tu possa aiutarlo in questo. Cosa? Garland ci aspetta. Seguimi. Che state tramando? Io non c'entro niente, né con Gaia né con Terra. Gidan non torna. Eppure sapeva che Garnet non stava bene. Senti, Eiko. Riposati, Garnet. Sto bene ormai. Piuttosto, devo chiederti un favore. Dimmi, farò il possibile. Potresti andare a cercare Gidan. Va bene, ma perché? Per caso sei gelosa? Ma che dici? Solo che ho un brutto presentimento. Stai tranquilla, ci penso io a lui. Tu intanto dormi. Ecco qua. E partiamo con gli eventi in tempo reale. Ma che fanno tutti davanti a sta pietra? Che la stanno a guardare? Ma che è un barbecue? Ci staranno a fare un maialetto alla brace? Com'è che nessuno mi risponde? Non si può avere un cotechino de sgranocchia? Oh, chi dà ci acconsente? Guardate lei con la lingua... Pua, troppo salata. Cioè, ha leccato letteralmente la pietra. E lui? Che ci fa qua? Gidan, che stai a combinare? Ma che ci fai tu qua? Non t'avevo quasi riconosciuto. Zitto zitto, in mezzo a tutti sti muti. Si dice che al mondo c'è sempre qualcuno che te somiglia. Ma sti qua, te sono spiccicati. Parla lei che vive con la palude dei Ku dove sono tutti identici. Certo che è strana la vita. Eh sì. Ma che te piglia? Che c'è, pensieri? No, niente. E poi, tornando al discorso di prima, tu sei sputata alla tua maestra. Per forza, io e Quera siamo dello stesso clan. Vedi allora che la gente dello stesso clan si somiglia? Certo. Lo stesso clan? Altro evento. Senza anima. Senti, ma qui dove siamo? Che fate voi? Questa luce blu è bellissima. Scommetto che vi piace molto, la guardate sempre. Questa luce ci disturba. Oh, però gli ha parlato. Ah, sì? Ma quella di prima? Che fai qui, Gidan? Quello che fai tu.
Lo sai che la gente di questo villaggio ha la mia stessa età? Ma cosa l'hai capito? Se non parlano quasi. Ma mi sembra di capirli in un certo senso. Eh? Davvero? Come faccio a spiegarti? Mi sembra di somigliargli. Somigliargli? Tu? Vorrei dire che somigliano a me. No, no. Loro non somigliano a quelli come me che erano sul cargo ship a Kleira. Loro somigliano proprio a me. Anche loro hanno un'anima. Solo che sarà uscita un attimino. Chissà, forse hai ragione. Forse non sono vuoti. Ma dove vai? Gidan. Noi dobbiamo fare praticamente lo stesso percorso. Il viso di mia madre. Di qua. Ehi, Gidan. Che ci fai qui, Amaranth? È così che si salutano gli amici. Piuttosto, spiegami cosa siamo venuti a fare in questo posto. Pensavo che ci fossero forti nemici da abbattere. Che delusione. Possibile che pensi solo a lottare? Esattamente. Senti, ti posso fare una domanda? Fammela pure, ma non prometto di rispondere. Tu ce l'hai una famiglia? Non sono fatti tuoi. Scusa, ero solo curioso. Quando cominci a capire come va la vita, non hai più davanti il viso di tua madre, ma quello del nemico da vincere. Durante il combattimento pensavo solo a sopravvivere. Parli al passato. Ti aspetti forse che ti ringrazi per questo? Sei sempre così provocatorio? E tu, ce l'hai una famiglia? Vuoi dire una madre, un padre e dei fratelli? No, sono solo. Guardate Gidan come sta... Cioè, come sta sprofondando. Cioè, tutte le sue convinzioni, tutte le sue certezze, tutte le sue sicurezze, da un certo punto di vista, sono letteralmente crollate. Cioè, lui ha avuto un'epifania. È come se... È quasi un po' come Sephiroth, da un certo punto di vista. Ovviamente non li vado a paragonare, perché hanno due storie completamente diverse. Però Gidan sta reagendo a suo modo a una scoperta che lo ha destabilizzato, così come Sephiroth ha reagito ad una scoperta che lo ha destabilizzato. Solo che Gidan ha avuto la fortuna da parte sua di avere comunque degli amici che lo salveranno. Sephiroth era da solo. Infatti Sephiroth è diventato il cattivo per eccellenza, mentre invece Gidan ha sfiorato quell'idea, e lo vedremo tra pochissimo in una delle parti che a mio avviso è una tra le parti più belle di tutto Final Fantasy IX. Senza dubbio è una delle parti più belle di Final Fantasy IX, se non forse la più bella in assoluto. Ehi Eiko, ma che gli piglia Gidan? Mi pare rimbambito. Non lo so, è uscito senza neanche salutare. Andiamo a cercarlo. E qui Quina si aggiunge alla squadra. Ecco qua, vedete? Beh, la madre vera di Sephiroth è stata utilizzata solo per quella ragione, quindi... Ragion di vita. Insomma, dove mi porti? Te l'ho detto, da Garland. Guarda che la strada finisce laggiù. Ti sbagli. Ecco, da lì lo potrei raggiungere. Garland ti aspetta nel castello fluttuante che scandisce il tempo. Pandemonium. È lì che le anime dormono in attesa della rinascita. Non saluti i tuoi amici. Non so cosa siano i Genoma, ma io sono nato qui, giusto? Perciò, se sono di Terra, sono un nemico per la gente di Gaia. Hai capito? Bravo. Non fraintendermi, non sono un vostro alleato. Solo che se voi siete del mio stesso clan, sarò io stesso a porre fine alla vostra esistenza. Parole durissime. Queste sono parole durissime da parte di Gidan. Veramente... Ciao Matt, bentornato. Sono veramente parole dure queste. Tra l'altro dette da Gidan, che fino a questo momento era probabilmente uno dei più positivi, uno dei più amichevoli della squadra, no? Pensate a quello che ha detto ad Amaranth, no? Lo spirito di gruppo, lo stare insieme, l'essere amici. E invece adesso
sarò io stesso a porre fine alla vostra esistenza. Cioè, incredibile come Jidan sia cambiato subito. Ah, Eiko, Jidan, l'hai visto? Sì. E perché non l'hai fermato? Perché dovevo fermarlo? Veramente era un po' strano. Se vai a cercarlo, vengo con te. E qui abbiamo anche Vivi nel party, vedete? Tutti quanti che adesso piano piano... Ah, ecco, volevo controllare se Eiko... ancora no, Eiko non è ancora al 100%, però... Esatto, adesso probabilmente la potremo... Esatto, la potremo aiutare con il piffero che ci insegna praticamente le ultime abilità, se non ricordo male. Ah no, me ne manca... Ah no, beh, quella è una summon, quindi sì, ok. La impareremo a breve. Però anche qui adesso abbiamo la possibilità praticamente ad Eiko... Di praticamente quasi completarla. Giacca bianca che è perfetta per te. Qui cosa abbiamo? Supporto, ok, che stavo prendendo supporto. E qui abbiamo la summon di Madain, che era praticamente l'unica summon che mi mancava con Eiko. Quindi adesso, come potete vedere, abbiamo praticamente tutte le abilità attive di Eiko. Quindi da questo punto di vista l'abbiamo completata. E da questo punto di vista mi manca ancora l'ultima abilità che apprenderemo successivamente. Che se non sbaglio dovrebbe essere proprio supporto questa. Vediamo se era così. Se non ricordo male è proprio supporto questa. Vediamo se mi ricordavo bene, ma credo di sì. Esatto, è proprio supporto, quindi Eiko noi tecnicamente l'abbiamo già al 100%, perché apprenderà supporto, ma prima di tutto ciò devo fargli apprendere ancora Madain, che è la sua summon per eccellenza. Ok, Vivi non abbiamo nient'altro da fare, quindi un secondo personaggio al 100%, Eiko. Quindi abbiamo già Quina ed Eiko al 100%. Non si può dire che non abbia un piffero. Eh sì, adesso lo ha per davvero. Effettivamente sì. Ah, Amarant, Jidan è andato di qua per caso? Sì, aveva una faccia. Allora c'è proprio qualcosa di strano. Vai a cercarlo? Sì. Vengo con te. Non vorrei che sparisse. Anche Amarant adesso però, da un certo punto di vista, si preoccupa. È interessante questa cosa. Molto interessante. Ancora tu? Dove hai portato Jidan? Dove lui desiderava. Da Garland. Garland? Ma che brutto nome. E poi Jidan non sarebbe mai andato senza di noi. Invece l'ha proprio fatto di sua spontanea volontà, per capire la sua ragione di vita. Bugiarda, guarda che ti cresce il naso. Ha attraversato la porta di Pandemonium, dicendo che è di terra, quindi nemico di Gaia. Eh? Non ci posso credere. Però hai omesso un particolare, eh? Se saremo fortunati, le anime vaganti troveranno la terra della pace. Hai un po' esagerato in questa roba. Non c'è Selfie OP, mi dispiace, non esiste Selfie OP. Almeno non qui. Questa sarebbe la dimora di Garland. Ha dei gusti pessimi. Ok, Jidan, tira fuori la faccia da duro e vai dritto per la tua strada. Qui siamo letteralmente da soli, quindi... E qui, ragazzi, adesso c'è lo spiegone incredibile e penso che arriveremo precisi nel concludere quando... proprio nel momento in cui volevo terminare la live, in modo tale che poi la prossima volta possiamo praticamente chiudere il CD3 e iniziare a fare tutte quelle piccole cosette per prepararci al finale. Tu... Ormai sono passati 12 anni da quando ho perso uno dei miei genoma più in gamba. Esatto, le bombe informative, tutto qua, ragazzi. Qua adesso c'è tutta la trama di Final Fantasy IX racchiusa in un racconto. Una vita creata per sconvolgere il flusso delle anime di Gaia. Parlo di te. Bentornato a casa. Smettila, lo so io chi sono.
Non devo certo venirmelo a... non devi certo venire a dirmelo tu. Tu piuttosto, sei Garland. L'hai capito finalmente. Prima di continuare, rispondi alle mie domande. Perché sono cresciuta a Gaia e perché la volete distruggere? Non ho nessuna intenzione di distruggere Gaia. Voglio solo che Gaia diventi Terra. Cosa? Ovviamente ci sono sempre dei fuori programma, come il fatto che tu sia cresciuta a Gaia. Forse è stata colpa di quel tuo simile, se il meccanismo è impazzito. Il mio simile? Di chi parli? Lo conosci bene anche tu. Seguimi. Non è ancora giunta l'ora in cui la luce di Gaia si tramuterà nel rosso di Terra. Affinché ciò avvenga, ho bisogno del tuo aiuto. Attenzione. Ho bisogno del tuo aiuto. E tra l'altro si è riferito a un simile. Un simile che Gidan conosce. Grazie per il follow, Yoriam. Benvenuto, benvenuta. Aspetta. Che figo Garland. Tutti quelli che si chiamano Garland sono fighi, è pazzesco. Spiegati meglio. Ho creato i genoma come recipienti per quando le anime del popolo di Terra si risveglieranno. 24 anni fa ho creato un genoma simile a te. Non voleva saperne di essere un recipiente, perciò tentai persino di disfarmene. Ma poi pensai che avrei potuto sfruttare la sua forza di volontà. Così decisi di usarlo per mettere in subbuglio il flusso delle anime di Gaia. Allora lui obbedisce ai tuoi ordini. Non hai capito di chi parlo? Eppure ti somiglia parecchio. Io non credo di averlo mai incontrato. Non parlo di somiglianza fisica, parlo delle vostre anime. Sono uguali. L'ho usato a Gaia. Si può dire che sia tuo fratello? Sto parlando di Kuja. Boom! Prima bomba. Cosa? Kuja è un genoma? Ma se quel bastardo non ha neanche la coda? La nasconde. Rifiuta le sue origini. Non riconosce il senso della sua esistenza. Tuttavia, io non lo rinnego. E anche in questo siete uguali. Non scherzare, io sono completamente diverso. Anche lui diceva di essere diverso da te. Vedi? Appartenete alla stessa tipologia di genoma. Che bella sta parte. Le aspirazioni di Kuja sono inadeguate per un genoma. Solo una è conforme al suo compito. Portare lo scompiglio a Gaia. E questo è il lavoro che io ho affidato. Voglio provocare un flusso innaturale e caotico. Ma perché? Voglio sconvolgere il flusso delle anime. Voglio il loro disordine. Oserei dire che Kuja ci sta dedicando più di quanto pensassi. E io? Che c'entro con Gaia? Tu sei nato a Brambal, ma Kuja non lo accettò. L'esistenza di un genoma con una forza superiore alla sua, il suo astio verso di te avrebbe creato dei problemi anche a me. Perciò, quando Kuja ti gettò su Gaia, la terra in cui avrebbe presto provocato un grande disordine, lo lasciai fare. Io e Kuja siamo quindi i tuoi strumenti per sconvolgere Gaia? Esatto. Non avevo previsto che Kuja si liberasse di te, ma decisi di accettare le sue scelte. Per Kuja, gettare Gaia nel disordine equivale a sconfiggerti. Se Kuja non ti ha ancora ucciso, è solo perché io sono sostenitore della vita. È per questo che hai permesso si versasse tanto sangue? Di quello è responsabile Kuja. Il mio scopo è solo quello di sconvolgere il flusso delle anime. Bravo, e ora cosa otterrai quando l'avrai realizzato? La selezione delle anime. Il flusso delle anime di Gaia verrà bloccato e piano piano le farò scorrere in quello di Terra. L'accelerazione del flusso di anime provocherà il disordine. E quando arriverà il momento, non vi saranno più anime di Gaia. Gaia sarà diventata Terra. Non capisco. L'hai visto anche tu l'albero di Ifa e la nebbia
che da esso si leva, vero? Ifa seleziona le anime. La nebbia è solo il conglomerato delle anime di Gaia già stagnate. Ma noi abbiamo bloccato la nebbia. Come vedi, non fila tutto secondo i tuoi piani. Voi avete visto solo l'interno dell'albero di Ifa. Ifa è tuttora in piena attività e sta bloccando il flusso delle anime di Gaia. Guardalo bene il vero aspetto di questo pianeta. Dove siamo? Questo è l'osservatorio da dove tengo sotto controllo la luce di Gaia e di Terra. Cos'è questo bagliore? È il nucleo dei pianeti. Indica l'inizio e la fine del flusso di anime. Quando la luce di blu diventerà rossa, tutte le anime di Gaia saranno di Terra. Allora sarà compiuta la sua rinascita. Per questo ho avvolto l'albero di Ifa di quella luce, bloccando la selezione delle anime di Gaia. L'attività dell'albero di Ifa e la sua vera forma non possono essere viste dall'interno. Anche se avete fermato la nebbia e quindi il flusso delle anime di Gaia, non avete alterato il flusso di questo pianeta. Allora Kuja è il dio della morte che manda le anime a Ifa? Sì, l'ho creato per usarlo temporaneamente, finché tu non sarai pronto a sostituirlo. Che vuoi dire? Kuja non mi serve per sempre. Ho deciso da tempo che il prossimo dio della morte sarai tu. Altra bomba. Vuoi dire che quando sarò più forte di Kuja, la sua anima non ti servirà più? Proprio così. E fra poco arriverà quel momento. Adesso hai capito il senso della tua esistenza? Eh? Ho capito, ma sono cresciuto con la gente di Gaia e con loro ho condiviso gioie e dolori. È stato solo per un breve periodo. È meglio che d'ora in poi tu viva con la gente del pianeta destinato all'eternità. Sei forte, hai il mondo in pugno e hai anche volontà. La forza non c'entra. E poi se c'è un posto in cui devo tornare è dove ci sono i miei amici. Vivi, Freya, Amaranth, Quina, Steiner, Eiko e Garnet. Il mio mondo è quello in cui vivono loro. Distruggerò Terra con le mie mani. Avete già fatto soffrire troppo le persone a me care. Peccato. Pensavo che la tua anima potesse essere adatta per diventare il nuovo dio della morte. Non lo sarò mai. Vuoi dire che non potrò usare la tua forza nel tuo corpo? Basta. Adesso ho capito tutto. Questo posto sarà la tua tomba. Che stupido. Il tuo corpo sarà un recipiente che accoglierà una nuova anima. No! Che spreco di materia per essere un comune genoma. È un vero peccato. Sei tornato di nuovo qua. Che delusione. Ma presto mi impossesserò della tua incredibile forza. Aspettami, Garland, e anche tu, Gidan. Mi è giunta voce che volete tagliarmi fuori. Ve lo farò vedere, gente di Terra e di Gaia, chi è il re di questo mondo. Risata di onnipotenza, il classico villain che se la sghignazza e se la ride da solo praticamente. E qui, ragazzi, preparate le lacrime, preparate i fazzoletti. La parte probabilmente più bella di Final Fantasy 9. Chi sono? Non ricordo niente. Gidan. Ah, mi chiamavano così. Tanta gente mi chiamava così. Gidan si dà un sacco di arie. Forse ha ragione. Si fa beffe di tutti. Proprio così. È troppo arrogante. Già. Viaggiando con Gidan ho imparato ad essere forte. Smettila, io non sono forte. Ma ho imparato un sacco di cose che non c'entrano con Cormagnà. Ti sbagli, sono solo un ignorante. E questo sarebbe lo spirito di gruppo? Spirito di gruppo?
Gidan, con la posa. Chi sono? Non lo so. Grazie a te, Gidan. Sono stanco. Perché Gidan? Perché ormai sono un recipiente vuoto. Gidan, chi è? Svegliati, Gidan. Chi è? Apri gli occhi, Gidan. Ma Gidan, vivi, Eiko? Finalmente ti sei svegliato. Pensavo fossi morto. Ah, io... ci hai fatto preoccupare. Non dovevi andare da solo. Che cosa sono venuto a fare qua? Cosa? Ma Gidan, chissà cosa è successo, non ti ricordi niente. È inutile. Dove vai? Voi non c'entrate niente. Rimanete qui. Che? Ti dai sempre delle aree da grand'uomo. Guarda che questo è anche un nostro problema. Senti, Gidan, noi vogliamo venire con te. Zitti, mocciosi. Gidan, Gidan. Sei sempre il solito. Facci venire con te. Vi ho detto di smetterla. Cosa ne volete sapere voi dei problemi dei grandi? La piccola particolarità di questa host è che si chiama per l'appunto You are not alone, quindi tu non sei da solo. Ed ha un motivo questa host, ovviamente. Questo è lo stesso nemico che abbiamo affrontato a Toleno, quindi sappiamo già essere un nemico scarsissimo, quindi non abbiamo nessuna difficoltà nel poterlo affrontare, però un piccolo rubo tattico lo facciamo comunque. Vediamo Refurtiva a che punto è arrivato. Serve aiuto, ragazzo? Ecco. Vediamo come va Refurtiva. Ok, sta iniziando a crescere. Ora pian piano crescerà sempre di più. Guardate i danni che fanno a Gidan. Fortuna c'è Freya qua che se ne frega e fa quello che vuole. Dove credi di andare da solo tu? Queste sono tutte entrate in scena scriptate, ovviamente. Si potrebbero anche, diciamo, temporeggiare, cioè se il nemico fa troppi danni a Gidan, gli ingressi praticamente verranno scriptati da solo, da soli. Mentre invece, se fate tot danni al nemico, o comunque lo sconfiggete da un certo punto di vista, l'ingresso si triggerà da solo, si triggerà automaticamente. E qua il primo è morto. Non sei nelle condizioni migliori per andare da solo. Vorresti lasciarci qui? Non ho bisogno del vostro aiuto. Aspetta, Gidan. Qua la reazione di Gidan non è tanto, diciamo, scorbutica perché se l'è pensata. Ma qua Gidan sta combattendo tra la sua vera identità e l'identità vuota del genoma, perché Garland per l'appunto l'ha addormentato. Lui, come vi ho spiegato poco fa, non è impazzito e non è diventato cattivo, a differenza di un Sephiroth, ad esempio, solo perché ha avuto i suoi amici vicino, che gli hanno ricordato la sua identità, gli hanno ricordato chi è veramente lui, e quindi l'hanno recuperato da quel baratro. Ma Gidan stava rischiando di diventare cattivo. Stava veramente diventando il nuovo dio della morte. Ah! Aia! Non la passerai liscia. Te faccio fuori in un boccone. Steiner,
Quina, che ci fate qui? In guardia, gnammete! E qui abbiamo un altro nemico. Vai! Hero Shot! Che ancora deve migliorare, ovviamente, però già 4000 danni non è male. Boom! Guardate quanti danni. Shock! 9999. Trivella, attacco speciale. Qui facciamo un bel vento bianco, giusto per... Sboom! E qui, voi... Sei in ritardo, Gidan. E qui adesso abbiamo anche Gidan. Tandaga, che ovviamente... Non ce ne frega nulla. Qui rubiamo. Con Steiner per il momento attendiamo. Non voglio ammazzarlo subito. Voglio fare qualche ruba con Gidan. Giusto per accumulare qualche ruba. Ho rubato vaccino. Tanto lui... Madonna, guardate quanto è veloce Gidan. Madonna mia. È una saetta. È un furetto. È letteralmente un furetto. Rubato etere. Ok, possiamo eliminarlo adesso. Boom! Madonna, Steiner che bestia che diventa. Anche Steiner è diventato un mostro. Piano piano stanno diventando tutti dei mostri praticamente. Bazzeccole. E quello sarebbe un avversario? Gidan, non ci puoi mollare qua. Mi devi ancora portare a mangiare la roba buona. E io devo ancora appurare se sei l'uomo adatto per la principessa. Aia. Già qui parole grosse. Andatevene. Non voglio crearvi altri problemi. E loro tipo, eh? Che sta dicendo? Sono solo dei seccatori. Ma lo so che il più stupido sono io. Qui adesso c'è la parte più bella in assoluto. Guardate che mostraccio il Tartadragon. Madonna che scheggia Argina. Adesso qua facciamoci attaccare. Qua rendiamo il tutto più epico. Rendiamo tutto più epico. Non lo attacco, non gli faccio danno. Vabbè, già ho tolto tutto. Dai, attaccami. Dai, attacca, attacca. Sbatti terra, yes. Sarebbe una tecnica un po' più forte rispetto a terremoto, ma... Carica. Vai, attacca. Ok. Vedete? Mi ha portato a un HP direttamente. Senza fare danno. È fatto apposta, ovviamente. Perché? Animazione di cura. Dalle retrovie. Ed eccola. Garnet. Sicuro che non hai bisogno di me?
e ora lo possiamo sconfiggere. Per cui questa è l'occasione giusta, secondo me, per farvi vedere anche le evocazioni, o almeno una in particolare la devo fare vedere per forza, la mia summon preferita per eccellenza. Mega Flare. Mamma mia, che bello Bahamut. Animazione epica. Boom, 5880. Sbatti terra, ovviamente, qua. Ok. Qui evochiamo anche Leviathan. Vediamo quante ne posso far vedere, perché ormai morirà a breve il nemico. Infatti. Lo sapevo che sarebbe morto, però vabbè. Ve le farò vedere le summon. A parte farò magari un video, qualcosa a parte, vi farò vedere le summon. Farò uno showcase di tutte le summon. Garnet. E così pensi di poter risolvere tutto da solo? Come il nome della host. Cerca di capirmi. Non voglio coinvolgervi. Ma come? Non siamo i tuoi amici. Proprio per questo non voglio mettervi in mezzo. Io non sono nato a Gaia. E forse sono stato io stesso a distruggere Alexandria. Come posso continuare a stare con voi? Tu ti sei sempre preso cura di noi. Forse non l'hai capito, ma anche noi ti vogliamo bene. Ci siamo aiutati a vicenda. E così come tu credevi in noi, noi crediamo in te. Tu ci hai salvato tante volte. E adesso anche noi... vogliamo salvare te. Garnet, lei c'ha ragione. Una volta la maestra mia mi disse: se ti danno una cosa buona, devi restituirne una altrettanto buona. E io non t'ho ancora restituito la rana. Quina, lasciarti andare sarebbe un disonore per un cavaliere come me. Non ti illudere, ti seguirò fino all'inferno. Steiner, maledizione, siete proprio degli scocciatori. Non sei da meno, furfante. E allora, andiamo? Ma gli altri quattro? Forse sono caduti in qualche trappola. Può essere. È tutta colpa tua, come al solito. Certo, non avresti dovuto. Calma. Io non volevo. Comunque, torniamo indietro. Insieme. Ok, e qui adesso abbiamo un party praticamente completo. E finalmente posso farvi vedere l'abilità che mi attiva. Attiva Zantetsu. Che cosa ci consente di fare? Permette allo spirito di Odino di provocare danni al nemico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che solitamente quando si evoca Odino e quindi si sfrutta la potenza di Zantetsuken, sapete benissimo che Zantetsuken solitamente shotta i nemici. Cosa che ovviamente non si può fare con i boss, perché i boss ovviamente sono immuni dall'effetto di Odino di shottarli praticamente. Attiva Zantetsu in questo caso permette a Odino di fare non solo le kill, quindi permette comunque di shottare gli avversari, ma se vi ricordate il discorso che vi ho fatto prima sulle gemme grezze che aumentano la potenza della summon di Odino, portando al 50% la possibilità di shottare, ma al tempo stesso aumentano anche l'attacco fisico di Odino. Quindi se noi evochiamo Odino contro dei boss e facciamo fare dei danni, grazie alle gemme grezze possiamo fare danni fisici. E dato che noi abbiamo praticamente 99 gemme grezze, l'attacco di Odino è praticamente maxato, cioè è fullato. Per cui avremo un 50% di one shot sui nemici randomici, più danno fisico aumentato a tutti i boss e tutte quelle creature che sono immuni alla morte istantanea. Quindi attiva Zantetsu rende la summon di Odino sfruttabile o comunque utilizzabile al 100%. E Odino, siccome si attiva o comunque permette di aumentare la sua potenza tramite le gemme grezze, è una tra le summon più forti.
perché ottenere 99 gemme grezze è molto più facile di ottenere 99 gemme di tutte le altre gemme. Ecco perché Attiva Zantetsu è una delle abilità più forti che Garnet possa avere. Ma non ve la farò vedere oggi. Anche perché ormai per oggi abbiamo praticamente finito. Tra l'altro, Bahamut ha fatto 5.000 e passa danni con solo 17 granate. Se ne avessimo 99, vi immaginate la potenza di Bahamut. Una cosa straordinaria. Allora, io qua metterei... Allora, dov'era il Sidereo? Così impari supporto. Dovresti imparare anche qualcos'altro in realtà, tu, vero? No, qui no. No, perfetto. Potere magico no, perché qua mi scende tecnicamente. Ok, va bene, no, allora siamo a posto. Tieni, mettiti la mega racchetta, tu. Ok, Steiner invece come era combinato? Laguna Rock. Ecco, qui abbiamo gli Anuki da prendere. Quindi mettiamo questa. Avevi altro da prendere? Vediamo se magari... No, ok. Facciamo una piccola carrellata, giusto per... Ok, perfetto. E allora a sto punto ti metto il cinturone, che almeno ti aumenta l'attacco fisico. Quina è già completa al 100%, quindi siamo a posto. E adesso torniamo indietro. Ecco qua. Gidan. Insomma, Gidan, ci lasci sempre indietro. Scusate. Ho capito che dobbiamo stare tutti insieme. Non lasciarci più. Va bene. Sei svanito nel nulla. Vai, torni. Sei proprio un indeciso. Voglio fermare Garland. Aspetta. Il Moguri di Brambal ci ha seguito. Quando volete fare un riposino, ditelo, Kupo. Grazie. Ci vuole proprio per espugnare questo castello. Ce la faremo se stiamo tutti insieme. Esatto. E quindi qua possiamo ricambiare nuovamente il nostro party. Ovviamente il mio party per il momento sarà sempre lo stesso, anche perché per facilitare un pochettino l'avanzamento dell'esplorazione del dungeon, ci fermeremo qua. Vedete, addirittura il nostro Moguri ci permetterà anche di cambiare i membri del party volendo. Il Mogu Shop sarà lo stesso che abbiamo visto praticamente a Brambal, proprio perché diciamo che il Moguri è lo stesso, quindi non è cambiato niente. Per quanto riguarda il Mogunet, non è cambiato nulla, abbiamo sempre la lettera che dovremo consegnare. Usiamo una tenda, giusto per riprenderci tutti gli HP per quanto riguarda Gidan, e direi che per oggi possiamo fermarci qua. Così, prossima settimana faremo tutto il Pandemonium, quindi avremo la risoluzione di tutto il Pandemonium, fino alle boss fight finali di Garland e Kuja, che ci consentiranno ufficialmente di terminare il CD3 e ritornare a inizio CD4, che è esattamente dove ci siamo lasciati l'ultima volta che ho perso i salvataggi e non ho potuto completare la perfect run di Final Fantasy 9. Quindi esattamente a un anno praticamente da quando avevamo fatto Final Fantasy 9 e poi ho avuto tutti i problemi col PC e con tutto quello che ho dovuto sistemare in casa, siamo esattamente ritornati nella stessa identica situazione. Fa un po' senso dirlo, però ce l'abbiamo fatta. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Detto questo, signori, è stato un piacere. Spero che anche per voi sia stata comunque una serata piacevole in compagnia di un Final Fantasy 9. La prossima settimana completeremo il CD3, affronteremo Garland, affronteremo Kuja e finalmente potremo iniziare a parlare di roba interessante.
e soprattutto sarà molto probabile che farò una pausa dalle live di Final Fantasy 9, perché a inizio CD4 il mio obiettivo sarà portare tutti a livello 99 e quindi cominceremo il CD4 già nella nostra forma perfetta, quindi tutti a livello 99 con la maggior parte delle abilità prese, perché qualcuna ancora dobbiamo apprenderla. E poi vi farò vedere anche quale sarà il mio team finale, l'equipaggiamento finale, e andremo a recuperare anche qualche combattimento nascosto come Ozma, Quera e un altro boss segreto che però vedremo più avanti. Signori, ci vediamo domani, se volete, con Atomic Heart, che lo proveremo in live, vedremo un po' come funziona, come sarà appunto la struttura di gioco, e decidere se poi portarlo in live oppure no. Deciderò anche in base a cosa vedrò in gioco, perché mi sembra abbastanza pesante, però decideremo poi con calma domani in live stessa. Quindi io vi auguro buonanotte, vi ringrazio per la compagnia e a domani.